とはない「笑って転んで情けない誰のせいでもない」 不思議なくらいに覚えてる意味もないのになぜか浮かえなくて泣いたのあるにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとしてただ一瞬この一瞬息ができんなら どうでもいいと思えたその心はもう一度遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かがさどうしようもないほど別れずにいつだって目を離した君が度く悲しまな,ないように笑う

la peggior risata malefica che abbiamo ma poi, mai ma, poi visto. ma quale cattivo ha i capelli blu ciao Malpeus ciao Dan. Ciao, Dan. ciao Dan ciao ciao Genesi bentornati al miglior podcast su Twitch Italia E eh, lì non è per, per nonostante lì okay. ragazzi per niente ragazzi benvenuti ad Anime Night il miglior podcast su Twitch Italia dopo quante volte lo dici diventa realtà tra un po'. <ride> va bene, va bene, va bene. Valentina io non mi sono rincoglionito, io sono un grande... È nato così, esatto. no, Lo disegnano eh, così. Lo disegnano. Forse, forse, forse vi ha illuso. Che può essere. Allora, oggi mh, qua queste due persone volevano dissare qualcuno. No, non per forza, è dissare diverso. qualcuno, nel senso sentiamo cosa da dire. Ma non è che uno... Però già dal titolo... Che... Però... Già il titolo mi fa innervosire L'altra volta... Diciamo Ciao corvo. Io. La situazione era, era stata particolare. Ma che cazzo corpo e cervo, porco due Eh, non leggo. Ah, tu non leggi da là. Leggo io non leggi eh, da Ma tu hai gli occhiali o no? Ma che vordi apposta? che c'ho che... gli occhiali che c'è vedo? Cioè, in teoria l'occhiale serve eh, per, per pareggiare un eh, pesarmo. Eh no, io vedo sfocato. Eh, ah, ok. Tu vedi sfocato di 86. Eh, mettiti metti gli occhiali. Che vorì ho? No, io boh. metti, vabbè, io metto io. Che cazzo vorì? Gli occhiali. 86 vedi. che cos'è? Di 36 cazzi in culo che hai preso, mamma mia, eh? Eh? cominciamo subito. con La stand up oggi, eh? Ciao, Bixio, eh, buonasera buon 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 e benvenuto nel podcast migliore di Twitch Italia. Allora, <ride> <ride> mi so pentito. Avete chiesto gli occhiali, <ride> mamma mia. che ti... Allora, eh no, perché dicono che dato che devo leggere meglio, devo leggere meglio con gli occhiali. Comunque, ciao, za. Allora, oggi iniziamo col capitolo no. 300. No. No, prima pure tu hai ragione dobbiamo prima iniziare cioè... con i linkini linkini di immagini immagini merda anche se questo linkino è un linkino de... tipo la cosa preferita della storia del mondo di Livio esatto allora e parli... stiamo parlando mh, di ecco di del nulla di un buco nero stiamo parlando di how I met your father una nuova foto dei protagonisti dal set allora io devo dire una cosa. Io pure la mia è una domanda. Lì, Vai. Guardami. Perché? Cosa? Perché allora sono d'accordo, ma ce n'era veramente non bisogno. Non ce n'era bisogno. Però i soldi chiamano soldi. Ah, Zamacci con due G, c'hai lo stesso problema della chat del Cerbero. Ma come c'è pure scritto nella intro? Come cazzo fate a sbagliare? Guardate a Ragazzi, destra. A destra, guardate a destra. Vi vedete i nomi luminosi? Ma poi, Porca troia. ma poi è semplice. Basta che sentite il nome. Uno dice: Ma Magi, si capisce che è una sola. Ma è calcata la doppia G. Eh? Vabbè, però noi romani lo facciamo subito. Però, però mi piace perché lui si triggerà un sacco questa cosa. Eh. Potete anche continuare se lo volete far arrabbiare. Eh. I, I re Magi, cioè, cioè tutte le sere torna a casa triste. No, cioè, cazzo allora fare, mi non, raccomando, non petizione per fare il presepe con i tre magi. No, ne 4, 5. Bravo, così abbonda, abbonda. I re Magi, <ride> cioè, No, allora. <ride> allora comunque Automate Your Mother è una serie che per me, ha... hai detto che la tua serie è preferita? La mia sitcom preferita. Ehm, perché mi ha accompagnato in vari momenti, secondo me, è la meglio fatta di tutte, ma ti dirò: non so se la metto sopra Scrubs, no, Scrubs. per me Scrubs e Ama your Mother stanno lì. Secondo me tutti e due stanno sotto The Big Bang Theory, però vabbè, secondo me no. Perché a una certa Big Bent Theory si spancula proprio, invece loro mantengono sempre lo stesso livello. C'è qualche controversia sul finale di Met Your Mother però il finale di Scraps è bellissimo. No, è... Eh, Ma, che ma no, Davus, oramai. A me non dispiace Dove... il finale di Aometto e No, no, ma infatti c'è stata della controversia. Beh, però a me non, è... non è che ha riscosto tanto successo il finale di Mother Il problema è ormai. che anche l'ultima stagione. Un stazione... finale sbrigativo. No. No, perché l'hanno pensato otto anni prima. Quindi non è per il cazzo sbrigativo. No, però aspetta, sbrigativo nella c è c è nel è un modalità. un problema: ovvero che, cioè... Friends, me lo sto vedendo, ragazzi. Sono arrivato tipo alla decima stagione e mi piace. Però non è a livello di Amateur Mother perché, e Scraps, secondo allora, me è anche più vecchio. Eh, eh. Il problema, di Friends, è che è sì, talmente sì, tanto sì. vecchio che parla di, una, di un qualcosa che non esiste più. Ma sì, ma anche la comicità negli certo, eh, anni 90, no, brava. È... No, Vabbè, comunque sia, c'è secondo me il problema vero un po' Sei di Your Mother, no, È che se ogni volta che mh, si parla, eh, a parole di Robin, tue. Okay. quanto è simpatico oggi. Sì. Cominciato, eh, loro sanno già il ruolo che ha Robin alla fine, eh secondo me c'è ci, cioè, qualche problema nel, in quello che si dicono al di fuori del. vabbè lui non gliel'ha detto quello che prova loro dal racconto hanno intuito che lui ci stava ancora sotto no è proprio quello il problema eh, eh. Eh, però... cioè, spoiler del finale così è contento pure Brava, che ti ha sparato un bestemmione in chat <ride> la cosa bella è che tu fai vedere a tutto quanto il pubblico, l'audience una storia, racconti una storia poi improvvisamente, dato che è importante arrivare sì, a capire e... concettualmente quello che è il titolo che porta il nome, tu mi fai vedere un'altra storia in cui in quante? Due puntate? Tre puntate? Mi prendi in considerazione un arco narrativo di 15 anni più o meno in quelle due puntate perché si evolve sono i 15 anni fino a che lei sì, muore. Sì, però quello là è giusto perché quella è la storia di come ho conosciuto vostra no, madre, ma non è viene, il dopo. Però ogni tanto lui, lui, quando fa una voce narrante, che in realtà è, è lui che la racconta ai figli... Sì. E fa, cioè, fa finta che ogni tanto, tipo, Robin sia sua madre, sia sua, eh, sua la loro madre. cioè a, eh, volte, a volte. No, tenne uno Spinozzo, so, no, no, già dall'inizio ed è così che ho conosciuto la vostra zia Robin già dall'inizio. Lo dice eh, e loro fanno, Zia Robin, e eh, ma ancora voglia prima che la vostra madre. Gli diceva subito. No, ma... secondo me è giusto. Allora, è un po' troppo. La parola è quella Tutte queste stagioni. E poi. Ma tu volevi solo metterti con Robby. Eh? Sì, Ok, la chiamo. Però nel senso non è che Ciao, Ciao, Prete, non è che potevano fare di nuovo tutta sta cosa. Ma Vabbè, quello voglio che voglio grazie, sto... Carlo. Ariamo ah, l'articolo l'articolo. ah metti mettior padre. Ah, metti Vai. Allora parla di lei. eh no, no. certo, sì. Eh, la protagonista sarà Hilary Duff il cast eometior wow. father e idrate una foto. Vabbè, vai giù, questo è importante. Giù 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 giù, eccolo qua. È eh, la foto e tu... cioè, Vabbè, beh, una è, è tutta erattica, No, perché in chat, per esempio, non so che cazzo. Rattro, lui è Ted. È dato, allora, ragazzi, ragazzi, ragazzo, io, io non visto. voglio dire, io non voglio dire. Allora, lui è Marshall, lui è Marshall. versione bassa. Siamo d'accordo. Ok, proprio identico. Lui è Ted versione pakistana, probabilmente, non lo so. E Vabbè, ok. E, e lui, Barney, che non c'entra un cazzo, semplicemente come si veste. Però è, è, sono questi i ruoli, secondo me. E sì, anche, anche quello accanto a, a Marshall Magine, e Lily. Sì. Vabbè, una piccola intro, vai giù. Quindi la Robin serie... è questa. In teoria. Vabbè, 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 non credo vabbè. che siano gli stessi personaggi. Sarebbero vabbè, troppo... Però, però è abbastanza simile. No, beh, ovviamente che sia così. Vabbè, vabbè ma è, come... Ma è come quando tu fai ehm, The Young Sheldon inevitabilmente tu vai a riprendere in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti della serie e fai l'episodio in cui vedi tutti loro da bambini ma a qua per... non sono gli stessi personaggi non sono gli stessi okay. personaggi ma... cioè, oh. Young Sheldon alla fine cioè, si, si, si ambienta in maniera diversa eh sì perché evidenti, la protagonista no. è Hillary Duff quindi sono tutti qui. altri attori la serie Met Your Father è stata scritta da Isaac eh, Elisabetta Avera come protagonista attrice di Daf, impegnata come protagonista e produttrice. Eh, giù, giù, giù. Lo scatto condiviso online riguarda una scena importante della serie che si svolgerà sul Brooklyn Bridge di New York, strano. E utilizzando la tecnologia è stato possibile mostrare i protagonisti camminare lungo il ponte senza dover pulsare sul set l'iconica location. Oh potevamo anche vivere senza questa notizia comunque, però vabbè. vabbè. Ambientato ai giorni nostri. Lo show si concentrerà su Sophie, interpretata da Hilary Duff, e nella versione adulta, ovvecio, ovvero la voce narrante, da Kim, Kim Catral. Ah, quindi non è la storia della moglie di Ted. Come... Di... Ah, ok, è proprio tutta una storia. No, 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 storia. è un'altra cosa. È un io cosa. pensavo ah, okay. fosse la, la storia del... No, no, eh, della no, no, ah, no, no, invece è proprio tutto diverso. E okay. lui il suo gruppo di amici, mentre scoprono chi sono, cosa vogliono dalla vita, come affrontare le loro sfide quotidiane. Chris Lowell avrà il ruolo di Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario. Franzia si chiama questa? Francia, Rise. Ma credo che sia, sai che si è tipo, tipo messicana? Fra, fra, eh, Franzia. Vabbè, fra, fra, che ne so. Non è Franzia. Interpreterà Valentina, infatti, la coinquilina di Sophie, che è un'aspirante stilista, impulsiva e avventurosa. Tom interpreta invece Charlie, un aspirante modello che si è innamorato perdutamente di Valentina e l'ha seguita a New York. Tien Tran. Tien tran. Inter... Tien tran. Inter... Chissà Il... chi è tra questi: <ride> quotazioni su chi è tienmi. <ride> Eh, ti Tram fermo che non l'è ah, come mannaggia Livio è invece Charlie un aspirante modello che ah no scusa ti entra interpreta Hell, Helen la sua so è una donna so ah hai perso la sorella adottiva di Jesse che è appena trasferita a New York che una entram, piccola Tram è la donna e allora è questa qua eh vabbè allora eh, questa è questa qua, qua. Eh, allora, Tien ti Tram eh, da, vabbè, hai niente. perso ma io penso era l'uomo hai, hai perso, perso. c'ha proprio la faccia da tientram però eh mi spiace poi tientram dove è eh, una tanto. piccola città e dopo si separa dalla moglie ma ma non riesce subito ad adattarsi ai video di Brooklyn. Sid sarà invece interpretato, da eccolo qua, Suraj sì, Sharma è Ed è il miglior amico eh, di okay. compagno e stanza di Jesse. Ok, va okay, bene. Va bene, va ok, va quindi bene. è un'altra storia. Vabbè, eh, Vedremo. Insomma. Ma la, la domanda è sempre la stessa. Perché? Ce n'era bisogno. Perché? No, non c'era bisogno, no, bisogno. Dai, onestamente, non c'era come mungere una fine, vacca sì, 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 come Masterchef Indonesia, funziona lo fa? Sì, però allora pensa però... una cosa, pensa una cosa. Non cioè no, te lo, lo vedo, ce te ne un Ovviamente no, no, che lo vedrò. Io capirò lo vedrò lo Vale critiquerò. la pena vederlo dall'inizio. Perché se è la stessa identica cosa con i due figli davanti e lei è, chiudo subito. Ma eh, va bene, vediamo. No, ragazzi, è proprio di un'altra no, un storia. È un'altra eh, perché... storia con altri personaggi. Ma perché tutto non, non si parla di, di, di quella storia? cioè, non è Tresi, non è, è un'altra un persona che diciamo che fa la stessa cosa. È semplice cosa. Avete presente, Ghostbuster? Sì. che hanno fatto una certa, una cosa ubriaca, Ghostbuster. Donne avete presente, Ocean 11? Che hanno fatto una certa, Ocean 8 Mam <ride> oh. Mamma mia, perché? Eh, questa è questa la domanda. che non, ho, da, non so dove so rispondere. Ok, ma andiamo al topic, al topic principale topic. Della, della giornata, della serata. Ok, io sono in hype, pazzesco. Purtroppo. Ho letto qualche Sarebbe teoria meglio, Pixio, però, che c'era intorno al capitolo, spero che non ci siano stati spoiler, io spero, vabbè comunque non dirò ah, nulla. Ma qua arriviamo alla rete dei conti, eh? Qua Bo, dei conti. Tu mi hai promesso che lei adesso si fa saltare per aria. Sì, o comunque c'è un piano, mm. no? Va bene, allora. Cioè, devi fare un piccolo recap. Esatto, vai, fai il recap. Mangi. Faccio il recap. Ma il recap? Ma il recap è feroce. ma non faccia. Cioè, ma non faccia. No, eh. Aspetta, Hai aspetta. messo le mani in faccia. Aspetta. Allora siamo arrivati a un punto cruciale della storia. Sto cazzo di bimbo minchia, è diventato troppo forte. Nessuno in Giappone è in grado di batterlo. Cioè, il potere del dell'all for One. Cazzo, ho sbagliato un'altra volta, e praticamente e eh, il potere del marciume il potere si sì, vabbè amplificato al fatto che lì ah, dentro c'ha l'altro tizio succede che il Giappone chiede aiuto agli eroi internazionali a Salam l'eroe egiziano vestito da faraone <ride> vieni chi Salam mamma mia super bello L'eroe italiano è quello che praticamente fuccia la coppola. Sicuramente l'eroe italiano con i baffi e gesticola: <ride> esatto. Se, si chiamerà tipo Mario Rossi. E gesticola in continuazione <ride> succede, che... Colpo della pizza. succede che succede uh, che ad andare in soccorso del Giappone è quella che ad oggi molto probabilmente è l'eroina dopo All Might che si è ritirato perché non ce la fa più All Might, bestia, l'eroina più forte al mondo ovvero Stars and Stripes con lei che da un certo punto di vista ha ereditato quello che è il ruolo di numero uno del mondo da All Might che ha un potere super sgravato, mm -hmm. il potere che come si chiama? Non eh, New, Order. New Order lei dice le cose a Francesco Lori. Non piace questo potere. No. lei dice le cose e se te tocca, so cazzi. No, ma aspetta, però le le... non è che non mi piace il potere in sé. Il potere in sé in realtà è molto interessante. però mi sembra che abbia tirato fuori un potere molto facile da buggare. e Non si sia curato eccessivamente la cosa. Cioè, Io insisto che abbiamo dei problemi. Tralasciando la storia de degli esseri umani che ancora non ci hanno fatta capire, concentriamoci sugli esseri inanimati. Allora, questa persona nomina, nomina un oggetto inanimato e se il nome corrisponde lo controlla. Adesso, gli oggetti inanimati. Ognuno li chiama come cazzo gli va. Questo non è un cellulare, è okay. un dispositivo elettronico. Ok, va bene, o dire potre, pure potrebbe essere. Cioè, in Indonesia lo possono, lo possono chiamare in altro modo. Qualcuno potrebbe chiamare computer, perché alla fine, perché non è un computer questo, cioè, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, gli Scottex. Bravo, realtà, bravo. scottex è il nome della marca, non è il nome dell'oggetto. Ok? Noi lo chiamiamo Scottex. Però in teoria non si chiama Scottex. Quindi, eccetera, 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 Al nord le sigarette si chiamano paglie. E eh, va bene, questo... ok. Quindi, secondo me, è sbagliato sei che è lei... è È la gomma da masticare. L'ho chiesto a lui, però. Eh, eh, non lo sapevo, sapevo. la sapevi? Non sapevi? No. Ammazza. Eh, io sono boomer. Eh, no, va vabbè, eh, no, non vabbè, sei vabbè, boomer. Vabbè. Sei, non sei mai stato al nord. Ehm... Vabbè, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo potere poteva funzionare anche sugli oggetti animati, ma senza il nome, perché col nome escono tutti. Cioè, o, o valgono tutti i nomi. Cioè, qualsiasi nome ma dice infatti, lei che infatti, quello bene? che ti spiega è quello che lei intende per quella cosa. Se fosse quello che lei intende, allora avrebbe dovuto funzionare anche su no, Shigaraghi. È perché no, lei lo intende così. E lei lo intende così, ma non è effettivamente proprio quella cosa. Eh, cioè, no, non no, non no è... in realtà, allora, no, lui, lui, non è, lui non è paura eh, no, Shigaraki. Eh, ho capito. No, ne... E gli Scottex non so Scottex. No, in realtà in realtà quella però che Però ti... lo no, Scottex no, ne... io ho in mente che cos'è. Lei non ha in mente chi è lui. Ma, è... No, ne... ma non è vero, lei lo vede. Cioè, lei è la prima lei non lo conosceva da prima eh. la prima volta che lo vede è questo quindi Tomura Shigaraki per lei è esattamente questo cioè, posso capire se tu mi dici guarda secondo Deku questo non è più Tomura eh, Shigaraki ma non è lui no, ma lui, lei non lo conosce quindi non ha non ha un pregresso ma no ma questa non, cosa non che dici era tu prima. non ha senso cosa, eh, ma questa cosa che dici tu c'ha senso sulle cose inanimate e non sulle persone le persone fanno eccezione. No, ma infatti, sulle persone io ancora non mi esprimo perché voglio capire come ce lo giustificano. Ah, infatti. Io ti sto dicendo: sulle cose inanimate è comunque una merda. Secondo me, quella storia che lei debba nominare, cioè dovrebbe dire che sugli oggetti animali, se li tocca, funziona sempre. Non sarebbe dir nome, perché sono inanimati E invece no, gli fa un magico missile incredibile della distruzione telecomandato ma credo che eh, non... vabbè. no perché effettivamente poi non si sa nemmeno se conta la lingua di provenienza sì vabbè questo poi c'è pure il problema la lingua eh, vabbè. perché un missile creato in America è... si chiama missile. Missile. missile missile creato in Giappone eh, vabbè eh. vabbè ma vediamo sono molto curioso vabbè comunque allora... siamo arrivati alla fine del capitolo 332 dove praticamente lei dopo un attimo di esitazione che a Francesco Loni non è piaciuto quell'attimo di esitazione perché lei ha cominciato a ripensare agli amichetti suoi che la stavano portando certo. in sella al magico aereo. a questo attimo di esitazione, come possiamo prego dalla regia, vediamo la faccia in alto, lei ha quell'attimo di esitazione. Ma questa non è neanche esitazione, questa Davvero, è una rassegnazione. No, invece secondo me è la faccia di chi ha un piano. Okay, vediamo, e siamo arrivati al così. momento finale in ma non faccia. E è questa è breve. Adesso, se quella eh, faccia è comunque... non è più una che ha un piano... Comunque è un'immagine... Potente devo dire, sì, ma infatti allora io ripeto per l'ultima volta perché molti magari già c'era un'altra volta. Comunque, per me, questa questa pagina doveva essere cancellata. Basterà se colpirai anche me. Ste puttanate, no, ma io non ti voglio. Ma colpire, magari lei sa che, che... non basterebbe. Eh. Ma sti cazzi, lei non sa che non basterebbe. Gli magari c'ha un piano migliore, gli, gli rispondi: no, non basterebbe. Ma magari c'ha un piano migliore. Questa è la faccia di chi ha un piano. Ma, non, non, è non è una so faccia di piano. Rassegnazione, piano, che io siamo, spero che abbiamo Facciamo abbiamo... ufficialmente il capitolo 333. Vai. Leggi, prego, a te. Il fatto è che odiavo... Lo scontro, scontro continuo. Il modo in cui il New Order e il One for All lavoravano insieme. What? Ho spinto i miei amici a scatenarsi e a devastare l'ordine pubblico all'estero, in modo da rallentare l'arrivo degli eroi internazionali in Giappone. Tutto per riuscire a completare questo corpo, rubare il One for All e infine... Prendermi il New Order. Praticamente quello che sta dicendo è che ne, nei capitoli precedenti ti hanno accennato che in giro per il mondo ci sono state varie rivolte causate da questa specie di, diciamo, infiltrati e comandati da All For One e che hanno avuto come scopo quello di... Par dire agli altri stati abbiamo già i nostri cazzi non possiamo mandarvi i eroi a eh, supporto infatti l'unica che è andata è lei perché ha detto sti cazzi voglio andare ad aiutare certo giusto eh, all'might quindi il presupposto di partenza è che lui conosceva il New Order già prima eh sì vabbè però è tipo è il secondo eroe più famoso al mondo quindi credo che sia facile da cos'è questo? è una zampa di un elefante ah ok no e allora avevo eh, visto sì. bene cioè, <ride> che cazzo c'è eh, non, non c'è niente il one for all è la cristallizzazione di un potere in grado di annichilire qualsiasi cosa come, come la zampe eh. mm, Vedi topi, con le formiche. Tranne i topi. Ah, okay. Le blatte. A, abbinata al New Order, sancirebbe la fine non solo del Giappone, ma del mondo intero. Vabbè, che ci può pure stare. Va bene, sì. Ma tu? Quindi tu che ti sei spinta fin qui senza preavviso sei quella che disprezzo di più, hai capito? Come osi oh sì. Provare a rovinare i miei piani, che poi in realtà gli hai, gli hai regalato il New Order. Comunque okay, sta diventando inquietantissimo, lui è molto. Sì, ma allora, allora è vero, eh, continuo, questa continua situazione che si sta spezzando, tutto mi ricorda il cuore di, di Giulia Ross. Cioè, succede un <ride> no, po', troppo spesso. è bello anche perché il suo potere è il decadimento. No, e sì, si sì, ripercuote sì. anche sulla sua figura, ed è molto bella una cosa. Sì, 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 no, quello è vero. Dal momento che questo mio corpo è ancora incompleto, non ho potuto fare altro che correre il rischio. Okay. Mm -hmm. Ma a quanto pare ho vinto la scommessa. Ma <ride> non l'ha disintegrata. Cioè, nel una volta toccata dovrebbe eh, eh, credo, pezzi, che, credo che questa immagine sia che sto prendendo il potere. Ah, ok. Quindi magari se la disintegra subito non, non può credere. Beh, no, guarda sotto, guarda sotto. A quanto altri... pare ho vinto la scommessa. Beh, gli è stata guarda, guarda che, che fanno lo, lo, il sottofondo con stelle strisce per far capire che parla lei. Tra l'altro, no, infatti lui c'è l'ha ste cose e le ha sempre avute con i fumetti personalizzati. Qua c'ha il Biakugan. Eh, Vai. sì. io. Caitlyn Bait, non mi decomporò. Ah, ok. Si è imposta il nuovo. Un, un nuovo ordine, sì, pure su se stessa? Eh no, sì, già, c'è sempre un attivo su di lei. No. Perché lei c'ha sempre attivo quello che diventa super potente, no? È per quello che diceva che ne può controllare solo due. Però uno è sempre attivo su di lei. Quindi, quando ha, ha dovuto mettere l'ordine sul, sul missile, l'ha dovuto levare dai raggi. E quindi lui ha avuto il tempo per nascondersi sottoterra. E eh. tutta questa bella che ci ha raccontato mi ha fatto da scudo tu maledetta stupida quindi è così che finisce ho raggiunto il limite del mio potenziamento fisico eh, vediamo 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 l'ho ruba... rubato sì! Sire ho visto cosa ho fatto ha un aspetto rigale allora sei davvero una stupida. Allora sei davvero una stupida. Siamo tutti d'accordo. Sì. Eh, questa frase mi fa pensare che in realtà c'è qualcosa ancora. Sì. Questa non è una frase da dire. Sì, eh, sì, eh, sì, eh, sì. Eh. lo che dovresti... sta prendendo il cazzo. Eh, lo dovresti aver capito. Che eh, sto decomponendo il tuo corpo e ti sto rubando il mio ordine allo stesso tempo. Nel tentativo di proteggere il tuo corpo, ti sei costretta a subire entrambi gli effetti. Del mio quirk. Comincia qui, Yoichi. Quel giorno, quando leggemmo quel fumetto Capitan Hero Zanzan, zan, non è che non sapessi che ci fosse una continuazione New Order. Ah, lo sta usando lui adesso greve. Sapevo che c'era dell'altro, ma smisi di leggerlo tutta l'atmosfera. Si. Sì... Cosa? Incazzato. No, lui, non, lui non capisce in realtà. Si leva una maschera? No, quella è One For All. Eh, allora, one eh, for però, però, però Sembra che la tieni in mano. Sembra come se gli stesse sradicando oh, oh. Oh, oh. All, oh, oh. Sì, sì. all For One da se stesso. Mm. Ma Jimbo um, ah, sta esplodendo. È si è, si è tipo esploso. No, sta esplodendo. Non è vedi. chiaro, non è no, chiaro. No, 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 vedi, questo è lui. No, okay, che è lui, sicuramente. Sta... Però non, che... non ha detto autodistruzione. Cioè eh lui... No, ma beh, da, eh, da, è... da, da eh, questa ma... faccia presuppongo che, è, che sia successo qualcosa. Ok, no, cioè, beh, perché poteva anche essere una specie di sua... Eh, Magari lei ha detto: chi mi prenderà il quirk esploderà, di beh, una beh. cosa del genere. Un momento, Tomura Sta cadendo in pezzi! Cosa sta succedendo? I miei Quirk Si stanno scatenando contro di me Non dirmi che Star Sapevo che Missi non sarebbero arrivati in tempo Quindi ho giocato d'anticipo Il New Order Vedi lo sapevo che c'aveva un piano Brava Ma Livio si è presente letto la merdina No non me lo sono letto <ride> Ma sbagli... Allora aspetta aspetta L'errore madornale Aspetta no, non spoilerare Non spoilerare e No no non sono andando indietro infatti Non avanti le ore? Le ore, Madonnai, dove Che è stata quella frase di prima. Mm -hmm. Sei una stupida. Non si dice mai sei una stupida in un anime. Sì, sì, sì. sì che sì, cos'è sì. se sei una stupida? Eh vabbè, no, eh, ok. Mm -hmm. Si rivolterà contro gli altri qui. Questa è, questa è la parola. È eh, sì, lei. sì, sarebbe l'ordine di. Di Kate. Kate okay. si chiama. Yes. Um... Caitlyn Caitlin Bait, ok, questo è, questo è all, for questo one. all for One. Nel peggiore dei casi, Shikarai avrebbe rubato il mio quirk e ci avrebbe uccisi tutti, avrei voluto proteggere anche il mio corpo. Ma quello era secondario. Dai, è forte, no? che cos'è la mia vita da. in fondo? Di fronte alla possibilità di fermare una minaccia mondiale. Sì, ma ha messo in gempezzo pezzo. Scusa, nel momento esatto in cui tu non hai il più il tuo il quirk, come fai a comandare il tuo il quirk che non hai più? Non lo fai prima e è retroattivo. allora Questo è effettivamente strano. Questo è effettivamente strano, perché sì, mh... scusa non ce l'hai più, ah, non lo fa no, no, più con No, perché magari la... lui ha rubato proprio il suo. E lei ha dato sto Non è quello, se io dico, eh, è esatto. che adesso lui potrebbe annullarlo quell'ordine, a parte mm. ma il, il fondamento... magari non ha fatto in tempo. Ma il fondamento principante del New Order: è che chi impone l'ordine deve essere il possessore del New Order, cioè, se non vale tutto. Se mi uccidi ti ammazzi. Se, se mi prendi il New Order sei morto. Eh, Sei, sei invincibile a questo punto. Vabbè, di... sei invincibile. Non è che trovi tutti i giorni un tizio e no, ti ammazzano. Però, tuttivamente... eh, però ecco, eh, aspetta. Allora, senso quello che dice Maggi in questa cosa, nel senso perché gli hai dato un ordine così particolare, non semplicemente sei morto? Mmm. Cioè, se mi rubi il New Order, sei morto. Era eh, di semplice. Se mi rubi eh, esatto. il New Order, gli altri Magari tuoi poteri... E sì, fa... eh, sì. invece se può fare questa cosa così... No, a parte si può fare perché l'altra volta gli ha, gli ha imposto se... Com'era? Se, se, ti, se muovi, ti muovi, muori. Se ti muovi, muori. Eh, però era una cosa che ha imposto... Un comando che da lei ad no, un No, però, però effettivamente se, se lo può fare, perché non gliel'ha detto? Comunque, sei morto. Ma gli ha detto i tuoi poteri si rivolteranno contro te. No, gli... Mi auguro, cioè una spiegazione, un, vai. È un modo Vabbè, no, un po' anche. distorto così. E, più che altro, il problema è che tanto. Vabbè. Grazie per tutto quello che avete fatto, fratelli miei. Star! I miei Quirk si stanno ribellando gli uni contro gli altri, è come se si stessero distruggendo a vicenda. Non si mette bene. Non si mette bene, ma è tanto dis disabili. questo non dovevo farlo. <ride> I quirk li si può dare o ricevere, ma non possono essere una legge dinamica. Tutto si crea <ride> nulla, si crea nulla. <ride> si crea, esatto, cura, tutto, tutto si trasforma. Tutto trasforma. Devo darlo a qualcuno, i piloti lo scaricherò su di loro. Vabbè, in pratica, vuole cedere il New Order mm. Fire. Star lo sta ancora combattendo all'interno. Sta funzionando. Poi immagino... uh! è più debole ora. Ah, ma perché quindi? Non ho capito. Ma sta... cioè, non cioè, fisicamente non c'è più Star? Si stava decomponendo? Rondo, no, se... no. perché si autoimposta. Non, non mi posso decomporre. Eh, boh. Però dall'interno significa che è tipo. Ma... Lei è entrata dentro di lui, tipo. Immagino. Vabbè, tipo tipo il one of roll che c'ha tutti i possessori anche in order c'ha i possessori dentro cazzo ne so ma che cazzo è scritto Mitsu? eh? certo magi che non ti <ride> che cazzo è scritto? certo magi che non è eh, rumina che è un'altra eh, parola esatto. per me, però eh. è venuto fuori rumina ah no, c'è a te forse sta con lì ah, Maggi che non rumina forse riguardante la gomma che cazzo c'entra il sviluppo i rubber? il rubber ma non c'è non, non vai, la connessione ne manca qualche pezzo vai eh, sta funzionando è debole ora Continuate a colpirlo con i laser ma non c'è no, se... non lasciamo che il senso di da lui spregare. lui c'ha il potere del New Order perché non si autotocca e si dice i Quirk non devono più entrare in conflitto tra di loro ma perché da quello che ho, cioè da quello che sto cercando di capire a fatica e adesso eh, Kedrin sta dentro di lui quindi in realtà New order non, non è propriamente sotto il suo controllo, ma è sotto il controllo di Cadrin che è dentro di lui, anche se non ho capito come cazzo è entrata lì dentro. Bo, Vabbè, tipo alla All, all for one, cioè un controllo: se sì, psiche... di solito quando ruba i poteri ent entrano dentro i tizi. No. no, però è praticamente se prendi il potere e comprendi no, una cosa del genere. Sì, boh, non lo so, Vai. non l'ho capito manco io. Non. Questa gli è male, Vediamo, eh. andiamo avanti. Magari si spiega tutto. Ma no, questa è lei. Questa è lei. Sì, questa è lei, ma sta? Ah, ma sta tipo dentro il suo Gli cioè... sta staccando le... i quirk, non so qualcosa, le braccia. Anche... Sta levando anche il 4-1. Eh, il mio quirk di riflesso si sta sgredolando Vedi, se lo Quello... sta sbranando, sembra, sembra quasi Endeavor. Ma lo... que... Sì, è Endeavor e gigantomachia grande. mi su, cazzo. Lei invece, il suo corpo invece sta si sta frantumando tutto. Tu mi hai salvata, tu mi hai salvata. E grazie a te ho potuto vivere un sogno bellissimo. dai è bello come finale. Ma. Su, ma è sta... No, è bello un cazzo. Allora è bello, come... è bello... Finale, se capiamo cosa succede, cioè, e soprattutto se, se sì. questa cosa avrà qualche incidenza. Fino, fino adesso adesso c'è cioè, della cioè, cioè, non... logica che non ha senso. Magari però. lo depotenziano un po'. Però sicuro non muore adesso. Lei, che praticamente muore. Mm, però quindi non sta funzionando l'order uh, che si è dato. Lei, l'ultimo order che ha dato, non è? Non mi posso decomporre. Eh, ma credo che entri in conflitto con il fatto che adesso lui sia il possessore del new order. In quanto e allora non funzionava. Cioè, è quello che te funziona? sto a dire. Infatti, in c'ha senso. Ok, mm. è complicato. È complicato eh, Nani almight. Questo è il mio modo di pagarti. Merda più veloce, dannazione. Mm. Il fantasma di All Might, il turbinino di emozione di Star. Il ma... No, dai, è finito così. Vabbè. Che Un altro attività. No, oh, non posso resistere oh. con questa tensione. E Ma che metafora... cazzo di metafore è? E il problema è che hai creato, secondo me, un cazzo di potere troppo forte che ti si è ritorto contro in termini di logica e questa è la dimostrazione, Molto da che Granapilli una filippica allucinante per cercare di far morire sta tizia, cercando di dare un senso logico a quella che è l'idea concettuale che c'è dietro il potere di questa, per non creare una illogicità di fondo, però gli sta riuscendo molto male, quello è il problema, cioè. Allora, se tu mi dici io il mio quirk impongo che se tu prendi il mio quirk, il mio quirk si rivolterà contro gli altri quirk. Ok, io fino a da questo è il punto di partenza. Allora, si rivolterà, il, il New Order si rivolterà contro gli altri quirk. Questo è l'ordine che do io. E poi, poi fino a qua ci siamo. Sì. Nel momento esatto in cui io ti frego il New Order, i casi sono due. Se io divento il legittimo possessore, vuol dire che tu non sei più il legittimo possessore e di conseguenza il tuo ordine non ha più senso se tu invece sei ancora il legittimo possessore perché magari non lo so è nel mentre che te lo sto rubando che, da, che, ha, che ha ancora validità c'è cioè quella frazione di secondo immagino vuol dire che praticamente lei in realtà eh, è ancora proprietaria del new order e di conseguenza lui dovrebbe perire fino a prova contraria secondo quello che è il volere del, de, dell'ordine che ha imposto Okay. Mm -hmm. arrivato a questo punto se lei allo stesso momento si è data l'ordine di non decomporsi per, per sillogismo aristotelico se il new order funziona su quell'altro che gli sta distruggendo allora deve funzionare anche su se no, stessa perché io lei la possesso come lei entra nel corpo di lui quindi il suo corpo in realtà non segue più i dettami del. del Va bene. Del, perché lei non è più dentro. Allora, sì, allora lui è no, dove un... nel corpo di. Eh, non lo, so. di non lo so. E comunque, sì, in realtà il, um, il paradosso logico c'è perché eh, se il mio order si attiva nel momento in cui viene rubato il potere, vuol dire che il momento in cui viene rubato il potere è il momento in cui io non ho più il potere. Se io non ho più il potere si attiva quello che ho detto, ma quando si attiva quello che ho detto io non ho più il potere e, e di non, conseguenza non, posso non può più non tenere attivo il potere. Esatto, quello è il potere. Quindi problema. secondo me effettivamente Maggi ha ragione che le due, cioè o lui non ha rubato il potere o il potere non è più attivo. No, ma allora si chiede un altro presupposto di partenza illogico perché se lui non ha il potere, ce l'ha lei, lei non può decomporsi perché ha detto io non mi decomporrò. Eh allora magari questo l'ha detto dopo. E quindi eh, però quindi hanno però in, la teoria, in teoria, in teoria ne, ne controlla due lei eh, però magari ne ha tenuto un altro tipo l'altro no no lei fa visto, due cose lei eh le può fare solo no, due cose contemporaneamente non, eh, non lei può fare due ordini contemporaneamente non di più eh. sì, e sta arrivando e eh, sta arrivare ci cioè sta mettere un po eh, questi capitoli immaginate che è tutto successo tipo in 15-20 secondi eh. sì. cioè, è normale che non è arrivato un 20 secondi sì, è un attimo questo è tutto molto rapido non mi decomporre bisogna capire bene in teoria lei non sa come funziona avere più quirk come ti fa sapere che si possono nominare tra... ma non è quello non, non c'entra quel tu sei già andato troppo oltre per i gusti miei il problema è ancora prima è ancora a monte Cioè, nel momento esatto in cui tu imponi questo tipo di ordine vuol dire che tu sei il, se, il e l'ordine che imponi sta avendo successo vuol dire che sei tu colui che detiene il potere e se tu detieni il potere vuol dire che lui non lo detiene oh, ed è una l'altra se lui non lo detiene, non allora, te allora non te l'ha rubato. E se non te l'ha rubato, ci sta che lui si decompone e muore. Ma per lo stesso principio logico, tu hai detto: Io non mi decomporrò, allora tu non ti devi decomporre. Perché il potere è ancora attivo. Eh, in teoria, se terra. non l'ha rubato, non si dovrebbe attivare il tuo ordine. Però. Dipende se. A... Eh, dipende perché, dipende scusa. se non hanno messo a schermo un altro ordine. No, ne so quei due. Lui no, dice... no, ah, gli Lui dice tutta la magari, magari nel prossimo ah, rapido... Eh, guarda, potrebbe essere. Cioè, potrebbe, perché lei dice: non mi decomporrò, dice qua e qui lei è ancora poss in possesso? Sì, lì, sì Poi qui ne fa uno. Lei. Lui però, quello do. Cioè. E lui qui comincia a decomporsi, eh? no, ma più che altro è che questo cioè l'ordine di. Magari quello scansa Quello. Sì, quello... Ma l'ordine, quest quest'ordine è stato fatto prima del non mi decomporrò, l'ha fatto quando ha toccato i missili. L'ha detto lei. Mm. Sapevo che i missili non sarebbero bastati e quindi mi so Dov'è? No, però sul decomporre. No, no, no. no Sì. Sapevo che i missili non sarebbero arrivati in tempo. Quindi è giocato anticipo. E ti fa vedere lei ah, mentre okay. dice. E il New Order si rivolterà contro ah, gli okay. altri quirk. Quindi questo l'ha detto prima del non mi decomporrò. Quindi in ordine di diciamo anzianità questo ma va va ordine di anzianità che cazzo ne so per io forza no no sì sì sì, sì, sì. Eh, per forza non detto No 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 può anche scegliere lei eh. o, o lui però il problema è che cioè, nel momento in cui diventa lui il possessore se riesce effettivamente a dare un ordine cioè se effettivamente sì, ma lui dà un ordine sta, sta scoppiando cioè nel senso nel momento in cui No l'unica cosa è che lui da... no aspetta, rapido, no sai modo. che c'è che lui ha dato un ordine cioè allora lei dall'ordine non mi decomporrò Poi lui dall'ordine atmosfera poi lei ridà di nuovo l'ordine eh, in, in questa frazione di secondo e eh, i Quirk si rivolteranno. No, 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 no. Quello è successo Penso prima. Penso che alcuni Quirk particolari come one, one for One, for One e New fair. Order siano anche dico? estensioni della volontà del possessore. Vedi i precedenti possessori che come è eh, infatti è quello che dicevo prima. Stai prendendo prendere il controllo di Shigaraki. Quindi la volontà del comando si trasferisce a Shigaraki per quanto riguarda la decomposizione. Lei stessa dice che il potere ha un limite e non regge abbastanza la decomposizione. Eh, no, ma è schifo, sì, okay, va, okay, bene, okay, va okay, bene. Io sono d'accordo. No, quello che ho pensato io è che quando lui dice l'atmosfera, vuol dire che lui in quel modo sta annullando, cioè, è quello il terzo ordine che annulla il primo. No, allora allora no, il primo non è stato annullato, perché stanno combattendo gli altri. Quindi l'unica cosa è che non ha fatto in tempo a dirlo tu. Cioè, questo non è un ordine, ah, ok. Tutta l'atmosfera, sì. Eh, eh, non non l'ha mai dato l'ordine. Eh beh, quindi il presupposto di partenza è che l'ordine per essere effettuato deve essere una parola completa, finita, di senso compiuto. Beh, perché nel senso, questo oppure, si con tutta l'immaginazione che può avere l'atmosfera, non so che cosa dovrebbe fare. <ride> dice di sì, 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 e <ride> eh, 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 vabbè quindi eh. lui non è riuscito ancora ah, beh, No, ha maggior ragione. Vuol dire che lui non, ha, non, non è il possessore, non, non ha dato ordine. No però se lui non è il possessore in teoria non dovrebbe neanche attivarsi il, il fatto di rivoltarsi Ah certo esatto Il fatto di rivoltarsi si attiva quando glielo ruba ma se non è il possessore non glielo era ancora rubato Eh no infatti esatto cioè, a meno che c'è un concetto molto diciamo leggero di furto cioè anche se c'è tentato furto vale comunque perché Ma no poi lì il problema è che c'è cioè, nel senso io cioè tu vuoi fare la, la cosa figa e allora la devi fare bene se no non la fai Ragazzo funziona così. Eh sì, eh sì, guarda che cioè, finora non c'era stato troppo da discutere quando si vedevamo in accademia. Però Perché, perché magari lui i moderi lui... erano abbastanza esatto. lineari. È perché magari lui lì per lì ha pensato: Mazza quanto è tipo lì? Tipo, lì ma no, sono proprio bravo! È... Sono... sono bravissimo, mi sono superato. No, manco per il cazzo, non ti sei superato. È una cosa illogica. Però dobbiamo vedere anche il capitolo dopo, perché magari ci sta le cazioni. Me lo auguro perché fino adesso questa cosa è priva di senso logico. Sì, sì, vabbè. Però... Comunque, quantomeno, quantomeno. Ci siamo salvati dalla storia del um, non faccio niente per, per sì. non sacrificare sì. i miei sì, costi. Sì. Certo, lì, direi... lì, lì aveva ragione. No. Cioè, allora, io l'unica cosa che devo capire è perché tu mi hai dovuto far venire americana e me l'hai fatta iperforte e me l'hai fatta dura su due ma è normale, ma no? che ti aspettavi? No. Allora, se lei eredita il potere, ha senso. Altrimenti questa qui è un inciso senza senso all'interno della narrazione. Magari lo no, depotenziano. Allora, cioè, ci sarà, ci sarà un. Un postumo di qualche genere ci sarà qui. Ah, me lo auguro. Sì, e sì, Bisogna sì. capire quale. Cioè, secondo me sarà un postumo non definitivo. però. Che cioè... okay, vedi, i personaggi muoiono. Vediamo beh, dai cazzo. Se non muore lei qua. Eh... Sì, vabbè, però mi, mi sta didattro. facendo morire un personaggio che mi ha presentato tre capitoli fa. Eh. Cioè, nel senso, non è che proprio sto piangendo. Vabbè, però male. nel senso, a one piece sarebbe manco. No, io quello che sto dicendo è che ci sono 20 ragazzini che, che stanno costantemente dentro a una guerra mondiale. E non viene mai ucciso nessun ragazzino. È quella la cosa strana, perché in teoria dovrebbe essere più probabile. Fare una brutta fine a quelli rispetto agli professionisti. Mm. Servirà da, sto da stoppino per Shigaraki Non lo so, eh, raga. O, o magari, cose... o magari quella, la conseguenza è che non fa togliere all for one da dentro. Shigaraki. Ma no, che all o for quello... one prende il sopravvento su Shigaraki. O viceversa. Insomma, o addirittura sì, o che leva, leva all for one da shikaraki. Oppure che leva proprio Shigaraki e rimane solo l'Orphan One originale. Ma l'Orphan One Però originale è... mi pare troppo ah, no No, perché l'Orphan One originale ha comunque un corpo con il quale ancora non hai fisico che si deve deter deteriorare. E ti stanno palesemente facendo capire che quello col suo corpo non ci può fare più niente. E manopano sta facendo finta di crescere questo nuovo allievo. Quando in realtà gli vuole buttare il culo e gli vuole fregare fisicamente il, il corpo. Sì, no, sì. Allora, io non credo che Shigaraki muoia. No, no, manco secondo ma me, ma secondo me non muore manco alla fine. Ma pure me dico me dico è Cristo, lo, me. lo redimono. No, ti, ti prego. No, no, secondo e me le, te, sì, eh, sì. lo levano dall'influenza, anche perché Deku lo dice. Pulpino. Lo lo sì, sì, è, è vero, è vero, è vero. Succede. Perché i suoi ho visto i suoi occhi che mi chiedono sì, di sì, essere sì, sì, di, sì. di salvarlo. Sì, sì, sì. Ma no. sì, sì. no. no, no, io lo farei, domani, gli fanno la domandina i tizi di. Ma io no, lo farei for No, io lo farei morire con, esatto. con, uh, All for one. Sì. Lui lo, farei, lo fanno morire, però è quella morte eroica. Grazie alla quale poi. Mao non Secondo me te l'hanno talmente spiattellato in faccia. Che è difficile, di solito negli show così, quello che dicono poi si avvera, <ride> quindi c'è poco da fare. Tranne se non, dici su, che è un, un altro che è stupido, quello è gravissimo. Eh, non scappi, non scappi, cioè, mh, è così. Ma, ti sta eh. piacendo, ti è piaciuto sto capito. No, 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 che te devo dire? Perché se vuoi ti dico di sì, però è illogico, non, non mi piace sta roba illogica. Fa perdere di significato a tutto quello che di bello c'è stato fino adesso, perché comunque c'è. Cioè... È bella la cosa che i nemici con i social media provano a rigirare l'ordine mondiale. Redestro che comunque aveva l'intento di mettere persone all'interno delle città. Stefano per... lo ama è eh, Redestro, e dice beh, che no, no. Ti, ti voleva uccidere. <ride> no, ma Redestro c'ha senso che lui, comunque, nonostante sia diventato un galoppino, ha questo intento di mettere persone al comando delle città per creare la rivolta per poter lui prendere a sua volta il potere. L'idea È tutto molto bello, cioè, tutto molto studiato mi presenti la tizia super forte che parla e dice le cose bello. Tra l'altro l'idea la, di Stefano che non condivido è che poi ridestro ci avrà il suo momento, che tipo di ribellione che no, in realtà beh. trama nell'ombra, invece secondo me è finito quello, alla... quello, quello. Mi farebbe un po' rivalutare il personaggio perché ho detto, cioè, per come è attualmente cioè, la prima metà di destra è figa, secondo me è una merda. Ma cioè, no, fa, è... fa il galoppino. È triste, eh, ragazzi. Vabb... Non ho manco più le gambe. Eh, vabbè, ma il, il fatto è proprio quello che l'hanno depotenziato dal punto di vista del, del potere. Sì, e ma, della ma, fisicità... ma era meglio, era meglio che, 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 fosse, che, che morisse insieme al suo. No, per però, senso, però, quanto, quanto è diverso. Cioè, di solito nei battle shonen. Quel tizio era morto e ci credo che a capo. Ma Invece insomma. quel tizio gli dice: Ah sì, insomma. ho perso, ma so, di solito no, i nemici fanno sempre fino alla fine. Okay? Invece, quello là dice: oh, me, Mi hai rotto il culo, non c'è bisogno che ci ammazziamo. Che è la cosa logica, che direbbe chiunque. No, io. nel senso, quello comunque crede che il suo ideale sia talmente tanto importante che prova a portarlo avanti nonostante lui sia diventato un galoppino nella speranza di convincere il tizio super forte. Questa è un'interpretazione Sì, sì, vabbè, però Cioè, buono, lo so Mi è, mi è un po' sceso Comunque Ah, devi fare la gag lì No, via. non ho detto no, Oh, no, mamma vabbè. mia Non ho detto niente eh, non, vabbè. Come che non vedessi quello che stai <ride> facendo Vabbè, <ride> vai, continua Insomma vabbè, Fai la gag, dai che abbiamo un nuovo link, ragazzi. Ah. Ah, li ha fatto, <ride> fatto la che mi ride contento, soddisfatto che ha fatto la gheghina eh. Io non capisco Maggi, non quanto ti ritrovi, eh? In no, romo. è troppo cifotico. io di... e... l'ho già sentita Io ecco. non capisco perché non l'abbiano preso. al il Matrix al posto... posto di che ne so, di Tes Masazza. No, a Diana del Bufalo. Diana del Bufalo, io so, Bufalo. Ci lì che... secondo, me, secondo me puoi ancora fare una specie di playoff con Diana esatto. del Bufalo uno contro uno nella cage. E chi chi? chi domani Fridrizzore va a fare l'all 2. Archene, parliamo domani, ragazzi. Domani degli Archeni. Massacreremo Francesco perché non ci ha capito un cazzo come al solito. No, vabbè, non ci ha capito un cazzo. We non è vero. Non è, però ci sono delle cose da dire su Archene. E domani risponderemo a una domanda che vi faccio adesso senza darvi la risposta. Secondo voi, ad oggi, per i sei episodi che avete visto per i due anni, Archene è un capolavoro? Io lo so. Vabbè. Passiamo a... all'amico tuo Olivio. Sarebbe la faccia che c'ha proprio così, questa è uno che ti sta per giudicare. Questo no, questo no, è tipo perché? Allora, no, sicuramente è è sicuramente lui si sveglia molto prima di noi. Ah, perché beh, questa è te... la faccia di uno che si sveglia. Non, non è vero che si sveglia prima di me, però sì. Secondo me sì. Dici? Secondo me sì No beh. secondo me Se sveglia tipo alle 10 No se Secondo me si sveglia prestissimo Tipo alle 7 del mattino Tipo sì Alla ah, madonna Alle 6 del mattino no, eh. no, Ma no. live, Sai lui va live La sera su Twitch eh? Eh, vabbè non lo, so, non lo so poi se un giorno lo incontri eh, pre prende degli de de oppiace altrimenti come fa ad andare a letto tardi e svegliarsi sì, la mattina presto cioè, è l'unico modo è perché ho dovuto dire un'altra cosa che mi sa che il live non si può dire si può dire tutto All ma per... che c'è ah, il... certo non si può dire eh. Eh. <ride> oppure comunque sia l'altra sera abbiamo parlato parecchio in maniera parecchia città di Eternals poi si era fatta l'una e mezza quindi abbiamo tirato i remi in barca con la promessa che avremmo continuato perché c'è cioè, questo video di Galel Tombale, cioè Eternals spiegato. Grazie Galel. Eternals spiegato. Ok. È diventato il nostro nemico numero uno. E quindi... Uno. No, no, io gli no che poi guarda... Eh, no, allora, perché io... Che poi a me mi sta pure si Figlio di Corea. Io, io, io ci spero molto in questo video perché secondo me i video migliori a fare sono proprio questi cioè quelli in cui sviscera e analizza un'opera uh, un cinematografica. Eh, però non è che, che dice vuoi. in questo video un capolavoro è... e Quello che mi preoccupa <ride> è, che, è che, visto il video che abbiamo visto ieri in cui ne dà un giudizio super entusiastico, ho paura che sia un po' accecato da questo suo giudizio per non vedere alcuni dei... Questo è oh, Francesco. Ma che <ride> stai a te. Francesco. Boh, te lo spiego io! Vediamo. Adesso parlo Adesso parla io! parla <ride> Prego. Vai. Sentiamo. Anzi, aspetta, voglio fare un'intro bella. Non mm. fali L'intro, l'intro tu... è questa. No, lì io devo le do... no. <ride> due cose. Direi, direi, in capolavoro anche okay, questo. Inizia. Cioè, a cantare Kane, però. Siamo qui oggi riuniti per parlare del personaggio più importante mai introdotto nel Marvel Cinematic Universe. Mi riferisco ovviamente a Karun. Sei prezioso. Ok, sta trollando. No, beh, mi piace. Per un attimo io ho detto se, se dice un... Mi alzo e me ne vado. Però mi piace. Però mi piace. È, iniziato apprezzo, bene, apprezzo. è iniziato bene. È iniziato bene. È e dobbiamo proteggerti a tutti i costi. Come promesso, rieccoci qui e per proteggere E lui non lo protegge, il suo carissimo maggiordomo. Sì, lui sì, lo faceva è vero, morire, è vero, è vero. maledetto. È vero. In maniera full spoiler, oh che bello! Nel video di oggi andremo finalmente ad analizzare per bene questo film. Che ripeto, a me è piaciuto veramente tantissimo. Mm -hmm. vendo. Ha già ritrattato, ha già ritrattato, ha già ritrattato. È vero, è vero. Giusto, giusto, bravo. Ovviamente i suoi difetti e un paio di cose che mi hanno dato. Sta ritrattando molto. Sento gli specchi. Va benissimo, va benissimo. Sento gli specchi che Iiii! si incrinano. Iiii! Forse ho esagerato nel video, <ride> però va bene. Veramente molto, molto fastidio per come sono state gestite. Ma poi queste cose le vedremo più avanti. Vai, vai, vai. sì. Guarderemo la sua trama, la sua importanza per il futuro dell'MCU, parleremo di quelli che molti definiscono dei buchi di trama, e soprattutto delle scene post-credit, anch'esse molto importanti. Una delle quali mi è stata spoilerata, ahimè, in precedenza, per via di questa tendenza che hanno le persone sul ah, web, diciamo a così in maniera bio, generale, in come in come correre video, come dei matti 30, per riportare l'ultima notizia uscita senza controllare minimamente le fonti, soltanto per accapararsi le prime yeah. views o Però, i primi like senza Susana. capire se prima ma che cosa si aspetta cioè adesso, oh, onestamente là, ci danno fastidio a tutti gli spoiler va bene <ride> questa cosa <ride> mi sa è... che è nightmare no è... è venerdì 13 no ma, no, ma non lo so Senti, non ti lo fa ridere so. e sta ridere ma... E starce, assolutamente. ma è una vibrazione che fa coso è Freddy Krueger no Insomma quei cazzo sì, è, Freddy... Sì, è Freddy Krueger sì lo so chi è Freddy Krueger No, ma infatti, ma infatti, Mitsu ne vediamo uno a, a nome di entrambi perché, eh, ecco, poi ci cioè, sono me. Sono tipo la stessa persona. Avete mai visto Calè e Victor Lasno nella stessa stanza? Sì, è, è un problema. Questo, eh, no, vabbè, io perché in realtà sono, sono comandati allora da un, da un terzo cerebro. Che li, no, li, è li che domani. Victor l'abbiamo già <ride> abbastanza. <ride> Poverina, <ride> vabbè, vabbè. fammi sentire di dice... ma sì, ma tutti. pure a me stanno. No, è che, cioè, io li, li seguo abbastanza. È rarissimo che abbiano un'opinione un discordante su qualcosa. Mm -hmm. cioè, cioè, gli piacciono le stesse cose, non gli piacciono le stesse cose e va bene. Prima siano informazioni ufficiali o licate che qualche stronzo ha postato online. Ma su questo torneremo poi più avanti, non voglio farmi salire già la pressione so. nel primo minuto di video. Anche perché a sto giro abbiamo uno sponsor veramente figo, che no, è anche schissi, che è Per vincere i di commentare poi sui loro documenti. Però, Mettendo... ah no, bellissimo, ma è un cazzo, ma sì, no, vabbè, che sì, anche spero l'abbiano pagato spizioni. bene. E detto questo, è il particolare modo in cui è stata gestita la storia delle origini degli Eterni, che è parecchio diversa dalla controparte fumettistica. Nella storia originale, infatti, i Celestiali giungevano sulla Terra milioni di anni addietro, prendendo le scimmie, gli antenati della razza umana, e conducendo degli esperimenti genetici su di loro. Dai primi esperimenti fallaci nacquero i devianti, queste sì, creature questo. che con... Ci sei anche tu, Mamma mia, oh. <ride> oh, oggi proprio, oh, eh? Trova Tempo. le differenze. <ride> ...continuavano a mutare e a cambiare. Oh, Molto ecco, gli è proprio detto. Ah, vodere, ah questo, mamma mia, lì... Dove il bagno? <ride> Ma perché ridi delle tue battute? Non va babbelli se ridi le tue? C'è un problema. Il bagno. Non fa ridere, Livio! Mi sto cagando sotto! Aio. E aggressive. Crearono poi gli umani, la specie media, per dire così. che era sia aggressiva, ma riusciva anche a vivere nella pace. E infine, gli Eterni, più simili a divinità che altro, immortali sì, ma poco prolifici. Vabbè, vabbè, e invece nel prologo del film ci viene no, lasciato no, intendere che no, essenzialmente... No, non è questo, è come era eh, nel fumetto, ma me... sti cazzi! Come è meglio ok, va benissimo. No, film. ma a prescindere, cioè, non, mi parlate, cioè, non mi parlate di come sarebbe dovuto essere nel fumetto. Vabbè! Ma hanno fatto io, una cosa nera! Te lo fa, ma so, da che io non so, no, Basta. invece va bene. E io, secondo me è anche venuta meglio nel film. Niente, Gli Eterni sono degli alieni che provengono da questo pianeta, Olimpia. Questo ovviamente in riferimento all'omonima città anche nei fumetti che è la patria degli Eterni ma sulla Terra da cui poi eh, gli esseri umani hanno tratto ispirazioni per creare l'Olimpo. Credo che questo cambiamento sia... Grazie Kalel, <ride> non l'avrei mai pensato. No, è stato, stato fatto più che, che altro per... Non ti per... vedo fare delle obiezioni sui tagli di montaggio che ti piacciono. No, no, no infatti, ho detto maledetti, cioè... Prima ah, l'ho no. sussurrato però non mi va di... Stai morendo no, interiormente. No, però però sì, sì. sei un po' stronzo. Sì! sì. Sei un po' stronzo, eh. <ride> <ride> Adesso lo farà. Fastidio Comunque hai la maglietta in tinta con i capelli di Livio. Io. <ride> Io. Ho non so che ho scoperto, Livio, che sei un elemento della tavola periodica. Penso che ci sia soltanto una risposta a questo. In realtà però... è più complessa. Ah, uh, ok. Perché l'elemento è quello che conosco. Questa più. potevi metterla nella top 5 proprio eh... per stare lì, che adesso scemo. Perché no, c'era pure litio con la V. No, no, allora, no, no. No, tu... No, sì, il permanganato di stronzio. Non solo lo stronzio. <ride> cioè, è, è, proprio... è complesso eh, lì. Ha pensato le stesse cose. Il bravo, bravo. Chiamasse. Litio con la V è No, no, per... da oggi in poi chiamatelo permanganato di stronzio. Ah, quindi va, è finito, era questo. Eh, beh, era lo stronzio, ovviamente. Vabbè. Era lo stronzio. Dai, era andiamo, avanti, avanti. andiamo avanti col video. Dai. <ride> Mamma mia, ha fatto oh, la gag di risposta. <ride> maggi, maggi, aiuto, aiutami. Dai. Ho il cervello di fuori, non c'è mia. Come dire, le implicazioni religiose del fumetto, ecco. Perché alla fine, quella nei fumetti è una Genesi. Ti vanno a dire che gli esseri umani sono stati creati dai celestiali, da questi alieni, andando quindi a togliere valore alla Genesi biblica. In questo modo nel film gli Eterni sono creature esterne alla Terra E non è che abbiano giocato un grande ruolo nella creazione degli umani Anche se in realtà alla fine si scopre che bene o male La grande maggioranza della vita nell'universo è stata creata dai Celestiali Però è più semplice dire Sì, la vita si è sviluppata dai semi piantati dai Celestiali Che dire gli esseri umani sono stati creati dai Celestiali in vitro Lascia un po' più di spazio per l'interpretazione personale Come avevo anticipato anche nel... Fastidiosissimo Ah ok, grazie Fastidiosissimo Vabbè, Anche perché... Cioè, da, da quello che sto fatto nel film, può tranquillamente essere che loro generano i pianeti, ma poi la vita si eh, forma in maniera casuale e naturale in alcuni di essi. Cioè, sì, non, sì, non sì, è sì, che sì. loro devono metterci qualcosa per forza, certo. no spoiler, ho apprezzato particolarmente come hanno gestito la narrazione di queste creature millenarie. In fondo, la storia comincia facendoti vedere gli eterni che arrivano sulla Terra dallo spazio, e tutto quanto ti introduce già a questo senso di grandiosità, di maestosità del tutto. La scena in cui Icaris e Cersei guardano la terra fuori dalla finestra mentre si avvicinano lentamente con l'astronave, l'ho trovata davvero molto bella. E non perdono oh, tempo no. in un Postidio, fastidiosissimo. Si passa a questo 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 è già questo 11.40, già, già eh. Su. questo 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 Não é um problema. <laughs> Questo non lo riesso, non lo piccolo. Non lo devi a secondi. Perché lo assecondi? secondi? <ride> dai, maledetto e Livio. Anni, subentrano per salvarli. È vero che non si dovrebbe mai giudicare dall'apparenza e non hai come giudicare un film dai primi dieci minuti. Ma comunque le prime impressioni hanno una loro valenza e io nel vedere questo primo scontro ho detto "Porca puttana, se tutto il film è così, siamo a cavallo". Da eh, qui peccano. cominciano anche i salti temporali, sì. interfacciandoci tra il passato e il presente. Arriviamo a Londra e vediamo che Cersei e Sprite stanno cercando di vivere la loro vita come se fossero degli umani del ventunesimo secolo, ovviamente con i loro limiti e le loro difficoltà. Appunto Sprite ha questo problema che è bloccata nel corpo di una ragazzina, mentre lei invece vorrebbe crescere. Mi è piaciuto il fatto che siano subito andati a parlare dell'elefante rosa nella stanza, perché Ben Whitman, il fidanzato di Cersei, quando scopre che lei è un'eterna, le dice ma scusami, come mai non avete fatto niente contro Thanos quando ha minacciato l'intero universo? E lei giustamente spiega che non possono interferire nei conflitti che riguardano gli umani, ma soltanto quando di mezzo ci sono i defianti. Questa è una cosa molto importante che voglio eh, parlare... Io ho una domanda velo. Brucia brucia. Una persona che è vissuta 100.000 anni. Riesce a instaurare una relazione seria con una persona che ne ha 30? Allora, secondo me. Eh... Cioè, io la vedrei come stare mm. con un neonato che non capisce un cazzo. Ehm, allora, secondo me, se diventa una. cioè, se non la vedi dal punto di vista del tutta la mia vita, dipende da questa relazione, ma è una cosa piacevole? Sì. Cioè, è come se tu giochi a un RPG cioè tu ti fai il personaggio su World of Warcraft ok quel personaggio lo stai crescendo in realtà quel personaggio per te per la tua vita è inutile di fatto però comunque cui un po' di affezione al personaggio sì ma affezione okay? un attimo non ci devi scopare e... cioè non, non ci devi no cioè, però, e... però no per caso, dire, scopare un conto... io, sì, però metti caso che io ti, ti, ti Cioè. ti rubano l'account comunque però sì Sheldon un rotino eh, è quello cioè senso, eh, non è, comunque, se è anche bravo se bravo. La, anche se l'attaccamento non è una questione di tutta la tua vita, ma è soltanto di un pezzetto eh, di a una cosa che rispetto a te. Eh, ma dici, ma tu riesci realmente ad amare una persona di 30 anni e tu ne hai 30.000, cioè, nel senso. No, beh, ma cioè eh, dipende. Cioè, veramente lo vedi come, come un neonato Ma come dipende un il concetto che hai di amore. Cioè, tu, ad esempio, essere umano ha il concetto magari di amore eterno un eterno probabilmente non ce l'ha quel concetto e dice qualsiasi cosa inizia e finisce quindi l'amore è una cosa passeggera come tante altre e me la godo quando okay. È okay. Posti, okay. Okay. e poi sti cazzi, ok cosa molto importante perché secondo me questa cosa non è soltanto presente e passata ma anche futura abbiamo un, un problema abbiamo un problema con lo schiocco ok tutta questa fase 4 della Marvel si basa sul fatto che i personaggi nuovi che ci presentano. Fate 5. Eh? No, no, 5, 5, non lo so. Guardate, chi guardate <ride> che c'è, guardate che c'è. Che <ride> passato! <ride> perché con sta voce? È perché quando <ride> la... È è è storico, è storico, è quando la saluta iscat, esatto. è così, allora deve mantenere la testa. La è testa. E, allora, è di... e, um, I personaggi che ci introducono posto. Eh, quelli buoni o tra virgolette i protagonisti si affrettano a dargli una giustificazione per non aver partecipato alla battaglia contro Thanos tipo gli eterni no mm -hmm. ok io sono contento che succeda questa cosa anche perché loro hanno capito che allora io non sono noi... contento eh. hanno capito che altrimenti noi li faremmo eh? ma perché vedi come ha detto l'elefante nella stanza giusto c'è certo, certo. però un problema Thanos, no, Thanos non è cattivo, non è buono. Thanos è una terza fazione, sì, sì. è tipo il matto di Lupus, Lui vince da solo. Uh -huh. Perché tu muori al 50%, sia che sia un Avengers, sia che sia il cattivo più cattivo che esiste. E quindi, come dai, una giustificazione? È un anti. È un anti no, Cioè, non so, è... non lo so. Non, Beh, non come so definirlo. Bene, non tiro, è no, no, è non come definirlo, no. Lo vedo molto tipo isoca. Ma no, no. Ma... Ha uno scopo ultimo, nella vero? No, eh, scopo sì, è cioè, una cosa un po Vive star. per il suo scopo ultimo, e... può essere paragonato a una divinità. Secondo me. Mm. Maria, sei pericolosissimo. E... <ride> eh, comunque sia, che succede? che eh, Ai cattivi non gli danno giustificazioni, perché loro non ci hanno pensato che anche i cattivi. Dovrei, avrebbero avuto tutto l'interesse nell'impedire a Thanos di fare lo schiocco. Ad esempio, Wanda Vision Agatha. Perché Agatha non ha partecipato attivamente nel, nel contrastare Thanos? Che cazzo, stava facendo Agatha mentre Thanos cercava di ucciderla al 50%? Che tipo, cazzo faceva tipo, eh, il padre di Shang fa... Shen? mentre Thanos schioccava le dita, esattamente meta... la, la metafora perfetta. Mm. Cioè metafora, anzi, il parallelismo perfetto, vai. Serzi, di, di, di... di Game of Thrones. Cersei di Game of Thrones è diverso perché serzi di Game of Thrones di, anzi, non, lei, 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 lei. sa che non morirà se non gli arriva il medo. Le, lei, eh no, in realtà la prende in culo. No, no non, non è detto. Non è, detto, eh, non lei, è lei. È però pregarli pure... tutti. Eppure loro magari dicono, magari io non, non muoio, non schioppo no, mi ammazzano. Sì, ma eventi, hai, no, questo. aspetta, non hai un vantaggio vero? Cioè. E il vantaggio di Serzi è che i non morti prima di arrivare a lei hanno ucciso tutti gli star ma guarda io non no, in realtà, okay. in realtà Quindi, però mi sa cioè, che se, tanno... se, dire, di, se, se la, la cosa di Thanos fosse ammazzo tutti gli Avengers e poi al 50% ammazzo te tutti prendi il rischio ma non è così cioè al 50% anche se tu non muori ci stanno comunque ancora gli Avengers però aspetta sì, aspetta, 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 aspetta il tuo posto di partenza mi sa che è sbagliato tu non per sai il gruppo Thanos... Telegram, punto esclamativo Telegram. Sì, tu Solo stai tu, tu Agatha, tu padre di Shang-Chi non sai qual è il piano di Thanos. Non sai che Thanos vuole sterminare al 50%. Una volta aperto il guanto dell'infinito. Per quello non vai a contrastare allora, Agatha lo sa sicuro perché Agatha sa tipo tutto. Okay? Allora, sul padre di Shang-Chi possiamo anche dire che forse non lo sa. Io sarei abbastanza interessato a questi, a, ma, ma banalmente anche a, al, alle gemme dell'infinito. Cioè, sì, perché perché non provano non... neanche a rubare le gemme dell'infinito? Eh, ma tu, no, no, però effettivamente c'è, cioè, Agatha, non credo che conosca le motivazioni di Thanos. Questa è la risposta ufficiale. Ma è una cazzo di strega, conosce le motivazioni di tutti, Agata. Ma sì, ma, cioè, se, ma già su Tanti in WandaVision ti fa vedere che lei va, cerca informazioni, ha la conoscenza, ha tipo il libro dove ci stanno tutti quanti. Cioè. Ma comunque, sia in generale il padre di cioè, perché non va a cercare di rubare la gemma all'infinito? Eh, ma è, secondo me c'ha molto meno senso il fatto che il capo dei celestiali non interrompa tanto, okay, quello però. Quello, però possiamo eh, oh, dirlo. Allora, secondo me. Io hai te sto... lui, lui sì che lo sa. sa. Secondo cazzo, me... lui crea i pianeti dice: Questo mi sta a levar 50% di magna per celestiale. Sì. Io non lo so che quel 50% torna. Ma quando cazzo me nascono sti fottuti celestiali di merda. Se ci ho messo tutto questo tempo per arrivare a tutta la popolazione allora, che allora, io sono d'accordo. magari lui ha la regola e non per so... eh, Però, magari lui non vuole, non vuole venire meno a una regola che, che vige da sempre. Allora vie... se interrompo, io, allora. allora è sbagliato perché lui viene meno alla, alla regola. Che si è dato autoimposto nel finale. Perché nel finale dice voi avete fatto questa cosa per salvare gli umani. Li tengo d'occhio. No, eh, è, eh, questa è una merda. Infatti, no, io sono d'accordo. Eh. Cosa tieni d'occhio? Quello è il cibo. <ride> non sono persone, quello è il nutrimento. Io sono d'accordo con Mario. Su questo sono d'accordissimo. È come cioè, se il maiale. Ma io ti tengo d'occhio. Sì, eh, tutte, yeah. tutte le scene finali, cioè di loro che partono, di lui che arriva, eh, sono tutte senza... illogiche. Tutte illogiche perché. Allora, io ho paura che addirittura eh, lo figurassero come proprio cattivo, e eh, almeno quello no, però poteva semplicemente tornare a dire, vabbè, ok, comunque sia il vostro lavoro è finito, me li prendo gli eterni e lasci là gli umani. Ok? Questo, questo andava bene, e questa cosa del giudicarli non ho capito in base a cosa perché tanto cioè, tu devi cioè, fai crescere celestiale, no? Sì, è che... non è che lo facevi prima. Eh, se gli umani sono buoni, non lo fai crescere il celestiale, il cresci qua è il celestiale. Quindi... Esatto, certo. certo. Vabbè, va andiamo avanti Vabbè, e ho ripensato molto su questo dialogo. Avevo stoppato proprio per nel il, momento. Aspetta, per il gruppo Telegram, eh, tutti quelli sub, posso fare punto esclamativo Telegram e gli appare un link. Ok l'ha fatto infatti. Sì, ci ha fatto. O nei giorni a venire. Perché date le cose che scopriamo più avanti nel film, questa cosa in retrospettiva potrebbe sembrare senza senso, perché appunto noi scopriamo più avanti che in realtà lo scopo degli eterni era facilitare l'emersione dei celestiali, andare su ogni pianeta a aiutare, diciamo, la razza dominante a moltiplicarsi così da fornire energia e preparare l'emersione dei celestiali. Io mi sono chiesto allora, ma Thanos che minacciava di distruggere metà della vita nell'universo, non rischiava di rallentare letteralmente eh, esatto. tutte le emersioni dell'universo? Non sarebbero dovuti intervenire gli Eterni, dato che presentava una minaccia per tutti. È vero, è vero. Non è solo per la Terra, è per tutto l'universo. <ride> sì, 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 vabbè, però puoi di... dire: Vabbè, comunque sì, alla fine ci arrivano uguali. Cioè, è come se in, tutte, in tutto l'universo scoppiasse la guerra. Uh -huh. Vabbè, mm, sì. vabbè, di alcune guerre, sì, cioè, se dipende che guerra. Ti mondi per tutte le versioni? questo secondo me può essere visto sia come un buco di trama che come una naturale logica evoluzione di fatti il problema è che il film secondo me non è che te lo spiega benissimo avrebbero potuto tu spiegarti un po meglio questo concetto perché comunque poi il dubbio rimane ma comunque sono delle idee che ti diano informazioni a sufficienza per farti capire come siano andate le cose tutto quanto si rifà il discorso che non mi ricordo che faceva forse fastos sul fatto che l'umanità si sì userà la tecnologia per farsi la guerra e ammazzarsi a vicenda ma da quelle catastrofi successivamente la tecnologia porterà anche ad come dire un progresso tecnologico delle meraviglie tecnologiche che faranno progredire l'umanità e uh, il topo l'ha messo l'ha eh. messo l'eterno l'ha spinto l'ha messo lì vai vai così, dai, dai. <ride> <Sì>. dai <ride> c'è il bottone si sì, fatto. <ride> Sarà un progresso ben più grande del dolore della morte che è venuto prima. Fatto un po' una frase del cazzo, spero si sia capito. Ed è una cosa verissima. Pensate, ma anche nel nostro mondo anche reale. Anche la cosa che tu di... dici che gli eterni sono immuni allo schiocco. Il danno siano ceglido. Ma non lo sai, non lo sai, potrebbe come potrebbe non essere. Vabbè, tu non lo sai. Eh, cioè, non lo sai perché sono comunque dei robot. Dico. Vabbè, non è una questione di robot, è una questione che dipende: cioè, dipende lo schiocco. Di vita, eh. Sì, dipende lo schiocco. Che limite ha, perché potrebbe essere tipo le sfere del de drago, cioè che non possono comunque ammazzare le cose più forti di, di loro. Ah, dici poco così. Quanto è l'infinito, uccide, però uccide quello che può uccidere. E allora voglio che tu mi secchi. Cioè, già, ad esempio, ha fatto bene la domanda Mitsu. Cioè, e allora avrebbe dovuto uccidere anche gente nel multiverso, non solo eh, nel infatti. suo universo. Però magari non può andare oltre il proprio universo. Eh, perché non mi ha seccato le piante di... le... gli abeti? Ma vabbè, quello però, quello però dipende da eh? cosa. Da, da come cioè quello che intende lui. È una critica in game o ai terno? Beh, sono collegati. Oltre, non ci hanno capito un cazzo da endgame in, in poi. Vai. Internet. Internet è nato come una risorsa ad uso esclusivamente militare, perché è stato creato per permettere di scambiarsi informazioni sensibili a grande distanza. Eppure, oggi, Internet penso sia in assoluto la cosa che più ha fatto fare un salto in avanti all'umanità, facendoci progredire tantissimo in pochissimi anni. Allo stesso modo viene anche fatto capire che gli eterni non possono combattere tutte le battaglie dell'umanità, perché altrimenti gli umani non impareranno mai a, ad essere autosufficienti e a difendersi da soli. Gli eterni hanno semplicemente dato loro le basi per cavarsela e poi gli umani si sono evoluti e hanno capito come fare le cose da sé. Quindi non hanno fermato Thanos perché dovevano lasciare che fossero gli esseri umani a gestirsi la situazione da soli. Se Thanos avesse avuto successo o meno, in realtà non avrebbe cambiato granché nel grande schema cosmico delle cose. Secondo me la cazzata sta un po' anche qua. Vabbè, ma io invece su questo sono abbastanza eh, vabbè, tranquillo, non ho un'idea. Cose per gli eterni. Un conto è se Thanos avesse minacciato di eliminare tutta la vita dell'universo. Allora sì, ma soltanto vabbè. con metà, quella metà non avrebbe avuto ma una non è differenza pena. così sostanziale. Ma che vero, tu non lo sai, no, 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 non sto d'accordo che non lo sai. Però. Ma come fai a l'intenzione? No, però, secondo questa teoria, cioè, quelli, non che non quelli che si sgredolano, quelli che si sgredolano. Eh, dopo che lui fa lo schiocco è una fine di Infinity War all'inizio sono tutti perplessi perché non hanno la concezione del fatto che l'idea alla base dello schiocco era 50% di sterminio su tutti gli uniti, su tutti i pianeti tu non lo sapevi però lui quando ti fa il discorso lo capisci ma, ma quando tu fai, tu pensi quello è un allora, quello, allora, no, no, è quello tizio che vuole diciamo, potere no, ecco, diciamo un'altra cosa allora, eh, il Celestiale se non lo sa comunque sia eh, reputa questa corsa al potere normale che sia ripetuta infinite volte nel corso del, del, dell'universo quindi non è che ogni volta che uno cerca di prendere il diciamo, gm infinito noi lo ammazziamo celestiali perché se no potrebbe pensare a una cosa che farebbe cioè sti cazzi è, è una cosa che fa parte del continuum dell'universo gliela fai fare Poi, certo se, se vedi il tizio no perché voglio distruggere l'universo magari in via del tutto eccezionale se vuoi distruggere l'universo provi a intervenire posto che Effettivamente, il guanto possa distruggere l'universo. perché magari i celestiali sanno che c'ha un potere limitato. Boh. Boh. Lungo andare dovevano lasciare che fossero gli umani o comunque le altre specie dell'universo a gestire Thanos, cosa che poi hanno fatto. E questa, secondo me, ne è la prova. cioè Gli umani hanno fermato Thanos, il che vuol dire che il punto di Grazie vista degli Eterni era corretto. Ringrazia Mickey Mouse. No, Coso, Doctor Strange. Dottor Strange. Doctor Strange. Sì, anche. Quindi, per quel che mi riguarda, il fatto che gli Eterni non siano intervenuti non è un buco di trama, è perfettamente sensato. Una cosa che, invece, diciamo che è giustificabile in ma maniera bella. molto larga, ma. Mo, eh. Io su questo ci sto dentro secondo me non ha affatto senso ed è stata gestita proprio con il culo, è la questione del Madviri, questa specie di malanno che viene agli Eterni e in particolare a Tena. Questa è una delle due cose che davvero non mi sono piaciute nel film per come le hanno gestite. Il concetto in sé del Madviri è in realtà anche molto figo, l'idea che appunto il cervello degli Eterni possa andare in cortocircuito per via delle troppe informazioni accumulate nel corso degli anni. Questa cosa assume ancora più senso man mano che si va avanti, quando scopriamo appunto che non solo gli Eterni sono molto più antichi di quello che loro stessi pensano, dato che gli viene cancellata ogni la memoria, ma sono anche dei veri e propri robot sintetici. Il problema è che il Mad veri di Tena è troppo inconsistente. Funziona un po' a cazzo di cane quando è comodo per la trama, ma un po' troppo. Soprattutto se contiamo che è stato il punto di rottura che ha portato gli Eterni a dividersi. Infatti, come vediamo, nel 1500 vengono uccisi gli ultimi devianti e quindi la loro missione si può considerare conclusa. Qui, tra l'altro, entra in gioco una delle cose che forse mi è piaciuto di più in questo film, ovvero l'aspetto etico-morale del tutto. La scena in cui Druig decide di ritirarsi dagli Eterni perché non riesce più a vedere gli umani che si uccidono a vicenda, che si muovono a guerra, quando loro potrebbero fermarli in un attimo ma sono costretti a non intervenire, eh. l'ho trovato veramente bella e potente. Anche perché il film questa cosa te la costruisce benissimo tramite... Allora, io su questo sono molto d'accordo, secondo me è la cosa più interessante del film... E sulla storia del succede un po' a cazzo. Cioè, là, sì, è vero, eh, però è anche vero che puoi dirla con eh, in momenti di particolare tensione e pressione psicologica. Lei perde un po' la testa. Anche se in generale non è, cioè è una cosa un po' deboluccia. C'è cioè, proprio il personaggio di Dena. Ehm... Boh. Sì, 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 no, è che, che sbrocca quando serve. Eh, sì, sì, un po'. Sì. Mm -hmm dei flashback facendoti capire che questo è un argomento, una discussione che è al centro degli Eterni da millenni ormai, raggiungendo il suo picco massimo nella scena straziante dell'attacco a Hiroshima e Nagasaki, dove ci vediamo un pastos veramente distrutto. Mi sa che è arrivato Max. Eh, ok, oh, ma è mangi, è è, è, di, perché di, noi non facciamo casino invece tra i, tra i qualsiasi cosa, noi facciamo un casino, cioè, ma io faccio così showman. Comunque yeah. scusa per rispondi a, a Mitsu. No, perché se Stelle strisce dice: io non mi sgredo dallo da chiocco di Danno, non si scredo, ah, abbiamo collegato prossower incredibile <ride> nel vedere come gli esseri umani quelli che gli eterni considerano un po' i loro fighi hanno usato la tecnologia per creare delle atrocità sono stato molto soddisfatto diciamo da questa scena perché Oh! Dio! Dio. <ride> vieni 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 amici, vieni. normali L'hai visto? Eternals. Hai visto, Aternals, <ride> hai hai visto la... Eternals? No. Era, Era merda, bravo, tana. non vedevo. Ma questo eh, Calella. Eh, Calella. Ciao Calel, ciao Calel. Il miglior youtuber Super... nettamente superiore al trono del muori. <ride> Assolutamente di <ride> sì. Aspettami un sacco di belle parole. È <ride> <ride> sì, che gli clip questo? Ciao ciao ciao, 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 ciao ciao. Sì, tanto modo, per Grazie per aver scelto il <ride> Quando vuole. Nel corso del film, vedendo la naturale evoluzione delle scene che ti mostravano nei flashback e il ragionamento dietro, era abbastanza logico che il tutto sarebbe andato a culminare eh, nella bomba atomica. E io mi chiedevo continuamente: ma avranno le palle di mostrarci una cosa così forte? Nel momento in cui c'è stato quel taglio al flashback, è apparso quell'immagine luminosa del fungo atomico gigantesco che riempiva ogni cosa. Ma cazzo ragazzi, ma vi giuro, a me sono venuti i brividi. Non solo per l'evento storico in sé, perché alla fine qua parliamo di una cosa realmente accaduta. Ok, mo stanno a... Ah, ah eh, molto li, molto ma, rischio, ma chi se ne frega! <ride> io okay. lo faccio solo per vedere <ride> <ride> la faccia soddisfatta. ecco. <ride> ragione io, bravo ci <ride> ragione io, vai. <ride> Dai, che siamo a 11 minuti su 32. La infinito. linea di finzione in realtà si assottiglia terribilmente. Ma soprattutto per la reazione di Fastos, che era veramente distrutto e si capiva che lo, lui e loro, gli Eterni in generale, provavano un genuino amore per la razza umana. Perché questa secondo me è una cosa che traspare benissimo dalla trama. Gli Eterni sono davvero legati agli umani, li amano davvero tanto, perché hanno passato millenni aiutandoli a crescere, a evolvere e vivendo in mezzo a loro. L'idea stessa della storia è proprio questa: che gli Eterni vengano umanizzati. E credo che sia anche la ragione per cui hanno dei difetti. Questa è un'altra cosa che ho visto criticare moltissimo in giro. Molti infatti hanno detto: Ma scusa, se gli Eterni sono delle creature perfette create dai celestiali, perché hanno dei difetti? Perché Sprite è bloccata nel corpo di una bambina? Perché Macari è sorda? Beh, perché in realtà non sono davvero dei difetti. O per meglio dire, lo sono per noi, ai nostri occhi umani. Mm. E questa Vabbè, è una cosa sì. fottutamente no, geniale rispetto, che funziona su indietto, più livelli. No, no, perché, scusa, lui ha, ha fatto un preambolo dicendo eh, li, vuol li vuole, cioè sono umanizzati e quindi hanno dei difetti. Quindi sta giustificando i difetti. Dopodiché però dice non c'hanno difetti. Non cioè non hanno difetti per quello che devono fare, per quello che sono. Beh, allora, a parte il fatto che sulla tizia sorda ok, ma su Sprite no, è un difetto, c'è un problema, e lo vive male e poi è il motivo per cui... Ma quello eh, è un problema, no, il problema è che è un problema in relazione al pianeta in cui vive. Vabbè, voce... ah, non... però quello effettivamente è un difetto, cioè non è un... cioè quella della, della cosa sorda va bene perché va alla luce del suono, e quindi è... Ma quella de, del code ma del, Anche perché... Sprite, no. Tendenzialmente se tu eh, non invecchi mai.. Ok, se sei un trentenne dici 20 anni potrebbero anche non accorgersene. una 20 eh, esatto, anni, esatto. se sei una ragazzina eh, così, ogni tre cioè, anni, anni, anni devi, di... devi cambiare. A poco ah, sì, certo. sì, sì, sì. la fatto, terra non è il posto te Oltre al fatto che il difetto tra virgolette maggiore che hanno è come diciamo l'altra volta è libero arbitrio, cioè loro sono stati creati per fare un compito e gli viene data la possibilità di scegliere di non farlo. Tra l'altro, io cioè... vorrei fare una live con te, mm. no, io no. Dove no, ti parlava di libero arbitrio? Perché ho no, alcune allora, cose no. interessanti. Ma ad Anime Knight so. la vuoi fare? No, non credo. E eh, allora Night. io non vengo perché è il pomeriggio. No, no, <ride> ma infatti, infatti non te l'ho detto. <ride> eh, che cazzo, mica mi chiamo Livio Marcone. Io eh, che non faccio un cazzo tutto il giorno. Inquadrami, <ride> eh, quadra, poi inquadra te. È Livio Marcone che non fa un cazzo tutto il giorno. Eh, guarda, guarda, non faccia! Guarda. È, guarda... soddisfatto, però, eh? è soddisfatto però eh. è soddisfatto dai che, sono 30 minuti ancora dai, su diamo. dai Livio <ride> dai su Livio tardi, porca miseria Macari è la prima supereroina sorda dell'MCU e io trovo questa una cosa bellissima io non smetterò mai di ripeterlo. L'inclusione è importantissima perché permette a più persone di identificarsi in questi personaggi e soprattutto sentirsi ad agio con loro stessi. Guarda, apro una parentesi, vi faccio un esempio del caso, solo per farvi capire. Io ho cominciato ad indossare gli occhiali da vista quando avevo 11 anni. Avevo da poco cominciato la prima media. Qu Questa è una storia vera, non me la sto inventando eh, sul momento, di È parecchio imbarazzante. Ma il primo giorno che sono, io sono io arrivato ho cominciato il suo tema scrivendo: Oggi il mio compagno di banco è arrivato a scuola con gli occhiali ed è ancora più brutto di prima una persona crudele. Però poi ah, ecco. è successa una cosa. Uh, le persone nel prendermi in giro mi dicevano che riuscivo a identificarmi maggiormente in un personaggio che adoro. È una storia stupida, lo so, ma dimostra veramente Che, okay. comunque, ha il senso: in realtà ce l'ha. Cioè, attesa. dici: se io ho un problema, un difetto, ma quel difetto problema ce l'ha anche un personaggio che io adoro la prendo meglio cioè la vivo meglio nella vita sì, perché sì, vabbè, come ma poi via, lui diventa un rifaccio. ciattone con gli occhiali e niente nelle storie che amiamo. Comunque, e poi chiudo sta parentesi, giuro, non vi preoccupate perché la compagna in questione è finita col prendersi una cotta per me. Infatti questa è la storia di e come con... Quanto scopa, galele! Uh! Questo... Ah, no, alla fine scopa, galele! andiamo, infiliamo sto martellone! Sì. Ah, fai, tutto ah, tutto bene fino a e alla fine momento? tutto no. questo no, è per no, dirvi no. che scopo! Vabbè, bravo, bravo, bravo. Che scopo io, io non lo provo Secondo me il senso del cioè il gli aveva più due retul No, andava bene senza questa Ultima, E planning? No, no è... non, non c'era bisogno di planning, c'era infatti no, questo è un flexing questo che è un flexing fatto, fatto male, fatto Vai, male. Sono sì, sì, sì. Conosciuto Tua madre Giacomo, sì, proprio lei gli di darmi un colpo di telefono che ah, non no. la sento. Ma perché Bazzola, che cazzo <ride> dici Incazzato, incazzato malissimo. Perché l'ha incazzato malissimo? Perché? <ride> gli, ha, gli ha insultato la madre. Ho sentito bene? Gli ha detto alla madre di, di fare due colpi. Eh, beh, sì, non ho capito. Non, non era, capito era vero. vero non un, è Un video di Eternals, cioè, lui parla di Eternals. Gli ha visto questa cosa. Ma Gianluca, di... cioè, ma, no, ma è tipo a te che stai guardando. Non ho capito. Metà, meta YouTube. Eh, sì, questo, scusa, questo va rivisto un secondo. <ride> che dobbiamo capire bene. Giuro, non vi preoccupate perché la compagna in questione è finita col prendersi una cotta per me. Infatti, questa è la storia di come ho conosciuto tua madre Giacomo. Sì, proprio lei, degli di darmi un colpo di telefono è un po' che non la sento. Ma Giacomo è quello degli occhiali di prima. Ma no, ma no, era una donna degli occhiali che gli ha fatto Beh, no, il per... sfregio. È vero, adesso. Secondo me, Giacomo sei tu. Tu che guardi sei Giacomo. Io sono Giacomo? Secondo me sì. E' una, ah, una non... paculizza di <ride> <Carino>. <ride> <me sì>. Vai. <ride> Perché dicevo che eh, i difetti degli Eterni sono difetti per noi? Perché in realtà, per Maccari, il fatto di essere sorda è un bonus. È una cosa che l'aiuta. Perché siccome il suo potere è muoversi ad altissima velocità, in questo modo è immune ai boom sonici che lei stessa crea. È vero, questa non è una cosa che ti venga spiegata chiaramente. Ci devi arrivare con la logica, ma è geniale. Perché, se sì. Maccari avesse avuto l'udito, quello sì per lei sarebbe stato un effettivo handicap. Infatti, io so, sono riuscito dentro. No, Ma è no, una cazzata no, anche no. perché Odì la cosa. Eh, come che si chiama? Fierichin. Eh, o Superman. Superman. Eh, eh, eh. Che, che, no, quello che vola che spara i raggi dagli occhi. Ah, ah, no, Icaris. Icaris. Icaris va nel sole in due secondi, non è, mi pare che sia sordo, però vabbè, ok. No, vabbè, no, no. Flash, ma infatti, infatti questa, questa è una cazzata, perché se tu mi dai ma questa... Ma è una cazzata, che sì. Perché se tu mi utilizzi, no, questa, giustificazione, è no, però, tu mi utilizzi questa giustificazione logica per tutti qua, per una, allora me la devi usare pure per tutti. Eh, eh, cioè l'altro, quello che spara che coso, granola, deve... Avere un correttore per quanto riguarda il fatto che, se no si riscalda troppo, le mani quando usa il potere <ride> e no, vabbè, la chiccia manche... della decomposizione deve stare qualcosa che, se no, si decompone come i cigarachi. È... Oh no, ma anche che so, il, la retina di Igaris. La retina di Igaris, che c'ha, no, no, infatti, no, non so. e perché, perché Igaris no, ma... va, va anche più veloce di lei volendo. Arriva nel, ripeto Arriva nel sole, tipo in quanto 10 secondi. No, questo no, è prima. Di... C'è cioè, così cioè, tanto... dì, boom. È arrivato il po'. È rivedibile. Però lui c'è sempre. Cioè, benissimo. Per, va bene questo posto, no, ma anche nello spazio. Cioè, cazzi. nel senso, quello che dice lui, per me, può avere pure senso. Ma deve avere senso per tutti. È 10, no? Per certo, 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 eh, Che cazzo. Sì. Sì. Anche perché, come vediamo nel film, non è che lei sia così tanto limitata da questa cosa. Semplicemente no, può essere tranquilla. Una... Cioè, non è vero. È limitata. Porco è... due, se sta in combattimento e non devi dire una cosa a qualcuno, tipo. Vai a prendere la bolla. No, e eh, eh, vai, vai, vai no, corri così vado. e lei te vede. Però io al di là del dentro il film, lei purtroppo risulta un po' limitata fuori dal film. Perché loro non gli danno spazio perché non possono gestire troppe scene. e hanno dato la Romance con tizio tizio squagliamente. Non si, cioè non, si no, no, putto, putto. non si vede niente perché, Gli hanno dare perché non possono gestire troppe scene il tutto in silenzio. Eh, infatti, che infatti allora, pure allora dovevano fa, fare sordo muto oppure coso. Il fratello posso di, di, posso di di posso di di che vede Devanda Massimo. Sì, però ha più senso come dice lui che viceversa. Eh. Cioè, tutti quelli che ha, vanno a velocità supersonica effettivamente avrebbero dovuto avere questo problema non se ne è mai costato nessuno. No, no, che, però, che vabbè. Vabbè, vabbè. Senza troppi problemi, questa è una cosa fantastica. Ma la ragione per cui dicevo che questa cosa funziona su più livelli è che Macari, così come anche gli altri eterni, agli occhi degli umani appaiono imperfetti, appaiono con dei problemi, con dei difetti esattamente come loro. Facendoli sentire più vicini, anche perché abbiamo visto, soprattutto nei primi anni, soprattutto negli anni uh, avanti Cristo, vivevano molto più a stretto contatto con uh, le popolazioni, con gli esseri umani. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. E anzi, volete sapere la cosa più bella di tutte, per davvero a questo giro? Da quando è uscito il film, nell'ultima settimana soltanto, c'è stato un aumento delle richieste per imparare il linguaggio dei segni del 250%. Questo è Tutto bellissimo. quanto per dimostrarvi quanta differenza! Eh, ma che... bellissimo, dai bellissimo okay. no 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 200... guarda tutte le persone hanno visto Dragon, ma hanno provato a fare l'onda energetica no, vabbè però questo effettivamente ha <ride> un'utilità sociale cioè se più persone sì, sapessero sì, la lingua sì. dei segni tutti quelli sordi avrebbero più facilità a comunicare anche con gente estra estranea sì. dai, vabbè, è una cosa carina Comunque top sia, raga, nessuno ancora del sabato, quindi per ora non abbiamo top 5. Cioè, all'altante eh. ce ne avevamo 5 e ne abbiamo... Sì, oggi, oggi se vi sabate la top 5 vostra boss, esce. Quindi approfittate, bello. subavatovi. Subavatovi su Beshanchan. Torniamo beccia indietro. Beccia torniamo a quel 1500, quando Tena ha un forte attacco e quindi Gilgamesh decide di separarsi, di andare via con lei per poterla tenere a bata e quindi gli Eterni si sciolgono essenzialmente, ognuno va per la sua strada. Perché Infatti poi a... la storia del presente si concentra... Eh, che vabbè, vogliono non tutti, sì. eh, dai, su. Entra sul fatto che si devono riunire gli eterni in seguito alla morte di Ajak Anche perché i devianti sono ritornati attivi, stanno rubando i poteri ma degli altri dirmi, eterni posso. e soprattutto sia... Che il nome deviante no. brutto sia sì, no, no, discriminatorio. Ma riga ma Ajak Tutti dicono Ajax che potere c'ha? Chi è Ajak eh, che... Lei il, il Salmaier. capo. Muore. Là il capodonna. Michael. Ah, è vero, è vero. Ma è vero, non è una tossicidio antipiano, sì, è un fucile. Non fa... sì, 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 è vero, Pian è vero, fucile, raga. Cioè, ma davvero non ti sei curato di fargli far un potere? Lei... Perché tanto è morta. Il tuo potere no, è diciamo... andando. No, beh, diciamo che in teoria l'idea di base è che è arrivata a quel punto lei ha introiettato dentro di stessa il fatto che è conscia del fatto che morirà. È un e... fucile. No, lo fa perché nel senso lei semplicemente sa che sta andando, cioè, vuole morire. Capito come? Ah, come? E allora non prendi il fucile. Mazzi devi avanti. Se non vuoi morire, non prendi il fucile. Ma infatti, no, non c'ha senso. Cioè rimani così. Ma ma Ai a cura le persone. Non sapevo. So ah, c'è cura le persone. Ah, da, da cosa. E allora ci sta, allora ci sta è fregato. Allora. Ma... Ma è vabbè, vabbè, mentre la sbrano si cura, <ride> dice: Vediamo chi c'è prima. Infatti si potrebbe curare da sola. Eh niente, non è così. No, Cominciano ma poi tutto questo alle... sono riapparsi devianti e dove sono finiti i devianti in tutto questo tempo? Perché i devianti sono stati congelati, congelati. Quando, quando loro arrivano, sono già scongelati. Mm -hmm. Nessuna Avengers si è accorto che sono stati scongelati i devianti. Ma questo è dopo, cioè in teoria eh, avviene dopo lo schiocco. Vabbè, però, è vero. nessun Avengers si fa la domanda vede. Me... perché vai nella colotta volare, beh, no? Io perché me, poi me mirai, stanno anche in altri boss, no? no ci vanno dopo quello è un flashback no no no, no. ci stanno solo una calotta nella calottina del cazzo davvero eh, durante durante il film poi mm. li, li vanno a cercare sì, e questo sì, mi vuoi sì. dire oh ci poteva stare una Avengers che che oh, incontrava sì, un sì. deviante yemenava Sì, sì ce sì, poteva, sì. poteva stare oh. però il flashback li trova una calotta mi direi sì, come sì. l'ha trovati, i Vabbè, lui se fa i giri intorno alla terra. Sì, Scusami però, cioè, trovo improbabile probabile che dottor Strange si accorga... Doctor Strange non si accorge rispetto a uno... Panda Maximov non si accorge dei devianti. Maximov sta un attimo in garellata per i suoi. No, capito, ma Panda Maximov legge il libro d'Arcold mentre fa cucina le omelette. Ma ha creato le stesse. Agata non si accorge dei devianti. Agata sta con lei dentro. Visione non si accorge dei devianti visione Borello. è un po' calagatarato, ovviamente. Dice "Ma bene, è morto, raga, cioè. Eppure questa cosa del mad Viri di Tena sembra scomparire verso l'ultimo atto del film. Con la morte di Gilgamesh mi aspettavo che lei impazzisse, andasse fuori di testa, perdesse totalmente il controllo. Yeah, e invece niente. Del mad c'è cioè forse un piccolo accenno verso la fine nella battaglia finale con Crow, ovvero il deviante capo, ma non ha alcun impatto reale. Boh, non lo so, a me è sembrata veramente gestita male. Anche se, l'ho appena citato, secondo me, morto, il è, morto, è proprio stata la... Visione è morto. Non è morto, Visione è morto, non è morto. Eh, non è morto. in teoria c'è una specie eh, di non è, un non è. brutto clone... Non che... è un clone, è quello Visione. Ma che cazzo dici? Hanno... Perché se, quando, se tu vedi l'episodio, il penultimo o il terzultimo di Vision eh. gli hanno clonato gli hanno clon... la eh, ma testa. Eh, ma testa. È, ma e poi come non è via quella è? È intelligenza artificiale? Sì ma, no, ma sì, ma non ha il cioè, visione no, 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 è no. come se fosse un'intelligenza un artificiale biologica. No, 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 perché lui ha i ricordi del visione. Io sono, cioè, quando loro si guardano tra visione bianco e visione finto, si, si guardano tra di loro, si guardano, <ride> sì, sì. si guardano <ride> sì, intensamente sì. e lui sì, lì comincia a ricordare. Limonano. No, però sì, si guardano intensamente. Sì, però si comporta diversamente dal, dal classico visione, vabbè. Eh, non è colpa nostra. Film. No, no, la considero veramente una gigantesca Ciao, occasione sprecata. Per me, la rivelazione più grande del film non è stato tanto il concetto dell'emersione e dei celestiali, ma il fatto che i devianti, in realtà, in origine erano delle creature positive. Erano infatti stati mandati sulla Terra sui vari pianeti no, per vabbè, cacciare vabbè, tutti vabbè, no, i no, no, però i devianti... Per in... Ma infatti... Che problema, grande rivelazione, Ma, ma mia! Il... Ho sborrato appena sentiamo. No, però... Vabbè, dai, questo fa parte della, de, delle cose belle del film cioè i devianti il Che sono tutti buoni. No, sono d'accordo, ma storia, non me li chiama positivi perché la agire. storia di sottofondo, vabbè, positivi, cioè utili al, all'evoluzione dell'uomo. Nasce un di dinosauri, sono cioè. sì. loro quello era il loro obiettivo? Per, per poter far da qualificare me. gli esseri umani. Erano utili allo scopo. No, sì, sì, no, ma purtroppo li sfanculano e la perché... scienza muta. <ride> In Questo modo, facilitare in questo modo che la razza dominante in questione si evolvesse senza venire cacciata. Solo che a un certo punto si sono ribellati. Comunque, sono sfuggiti al controllo dei celestiali e i celestiali hanno mandato gli eterni ad ucciderli. Questo è un concetto fantastico. Come fa Benedict nel... Wong a non sapere di questa cosa? E eh, sono d'accordo. Allora, cioè, eh, 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 tirate fuori altri nomi. Vabbè, Benedict Wong è. È L'assistente eh. di... Sì, sì, eh. ho capito, ho capito. Cioè, cioè nel senso. Eh... Vai, eh, abbiamo capito, non se ne sono accorti. <ride> La, <me cazzo. ride> oppure, oppure, sai che ha detto: c'era Dr. Strange che guarda e fa... Vabbè, ci sono gli eterni vabbè, che cazzo me ne frega. Okay. No? Vabbè, dai, adesso. Film, assistiamo a un continuo rovesciamento dei ruoli, di chi è il, bu il buono, chi è il cattivo, chi è il protagonista, chi è l'antagonista, ecco. E ci accorgiamo in realtà che sono gli Eterni, in teoria, i cattivi di questa storia. Are we the baddies? E Crow, il deviante che cominciava ad assorbire gli altri Eterni, che dimostrava... Che ha detto? Are the baddies? The... Are we the baddies? Questa che... the baddies? E Crow... The baddies, the baddies mamma mia. No, no, no. Penso è il punto più basso del video. Ah, yeah, dai, no. Eh, poi, bello, e pure. ha detto che sì, lui scoppava esatto. la roba. Esatto. Eh, cioè, cioè, eppure <ride> questo è il punto più basso. Vai. Bada. No. Loggiamo in realtà che sono gli eterni in teoria i cattivi di questa storia. Arguito baddies? E Crow, il deviante che. sentire già Giamo... sentito. No, la no, no. <ride> da, dopo, dopo, okay. stanotte dopo. Okay. Dopo, dopo. Il loop lo manco. Un'ora di. Are we the baddies? Ad assorbire gli altri eterni, che dimostrava una, una certa coscienza, che cominciava a parlare del passato e di quello che era successo. Cioè, sembrava che sta storia avesse un'importanza enorme. che Chissà, diciò, che gli sta cosa succederà, dove stanno andando? E poi l'ammazzano come una merda, come se non fosse successo niente. Questo, per me, è il crimine più grande di questo film, introdurre una sì, storia così affascinante e poi non farsene nulla. Perché i devianti partono come proprio le classiche creature malvagie che devono fare il ruolo di antagonista, poi la situazione, si rovesce invece sembra che eh, in realtà siano loro i buoni, che devono andare a qualche parte, ma alla fine del film fanno comunque il ruolo di antagonista perché. Tena deve avere qualcuno con cui scontrarsi, Io beh. però vorrei capire citazione il miglior film mai, ma hai visto capolavoro, però do lo vede, cioè io sono d'accordo che sta muovendo, anzi mh, su, cioè appunto su, su quella iniziale io sono anche più, più possibilista, però Allora perché è un capolavoro sto film? Eh, infatti non no, no. Non so sta no. detto capolavoro, però ha detto il miglior film nell'altro ma vidi. I brividi, i brividi, i brividi da brividi. brividi. E eh, che ci può ripeto, ci può stare i brividi. Va bene. Però io ti ho detto, era fomentato. Non l'avevo già detto quando abbiamo fatto la reaction Vendicare Gilgamesh. Perché, appunto, serviva aggiungere un altro antagonista oltre a sì, Icaris. Ma io avrei preferito, un preferito un di gran lunga, se Crob si è avuto. Ha detto è un fottuto. Davvero. È un fottuto. Detto... L'inizio è un fottuto. Davvero, davvero. No, non ci credo. Sì? sì, dopo te lo faccio vedere. No, no. Mi... Una uh, conclusione positiva. Bastava Icaris come uh, appunto antagonista. Non so perché non mi veniva. Il tradimento di Icaris ha senso perché ci viene fatto capire che lui è fortemente legato alla sua missione e uh, è molto fedele al celestiale Arishem. Ed è ovvio che sia combattuto in quello che deve fare. Tra scegliere, diciamo, tra la sua fede religiosa, perché alla fine di questo è. È un'evoluzione tra... di merda. È un personaggio che cioè, ha un'evoluzione di merda. Lo capisci subito che è furbetto. E poi bastano due parole e boom! se va buttato sul sole. Ma vai a cagare dai su. O la cioè... sua famiglia. Era talmente convinto che ha ammazzato la, 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 la sua amica e poi si butta sul suolo. Perché, perché vuole scopare? Perché vuoi sì, scopare? Però, però, eh, però, però che va sul suolo. Però scopia. Però scopia da 2000 anni. Quindi quando lui... Cioè, se lui avesse... Quando ha scoperto la, che in realtà stavano lì per quel motivo, lui da subito non doveva essere d'accordo perché vola scopa. Cioè è, è va in contrasto il suo essere d'accordo da migliaia di anni con Ajac e il suo... Essere innamorato e stare insieme a Serzi, cioè delle due una. Tu non puoi vivere con, ehm, con vero amore quel rapporto se sai che tanto sei un robot di merda che verrà distrutto da te stesso per un altro scopo. No, l'idea di base è che tu vivi la vita con la tua compagna fino a che l'amore eterno finché dura, come il film e del serio. Eh. No, no, perché e non sono esseri umani. No, perché Zoccola. Che sta con quell'altro, però a Manina intanto gli stringe. Sì, Quella sicuramente è una starca perché se li ha presi tutti, ah è ok. vero. Che cosa se li ha presi tutti? Dai, Lidio, no, no, che è tardissimo. Eh, dai, lì, eh. mannaggia, hai visto sto video? Voglio dire, se cazzo. parli degli Avengers, perché io ti sto aspettando, Barco, perché esce sordatino dall'isolotto del cazzo, non compare manco un Avengers. Eh? Vai. <ride> Mi me non è mai sembrato che niente di quello che facevano i personaggi fosse forzato o buttato lì soltanto per far progredire la trama. So che è stata una cosa molto controversa e discussa, ma a me il suicidio finale di Caris, colui che volava contro il sole, è piaciuto tantissimo. Ha dato una degna conclusione al personaggio, perché sarebbe stato assurdo se dopo tutto quello che era successo tornassero tutti amici a tarallucci e vino. Ma quella di Caris è in primis una penitenza, una eh, vera e propria penitenza. È una merda! È una merda! È una merda! È religiosa decide di buttarsi nel sole come punizione per essersi ribellata da. È una merda! E fallo parlare per, per Dio. Dio! Poi È vero che non sappiamo se siamo. Che bene, cazzo, cazzo stai, mortati, stai mortati, tutti non non so Stanno tutti là stanno sì, no, vuole che dice Maggio è qualsiasi Avengers, perché non è mai apparso nessun Avengers eh? in tutto questo film. Dov'è Falcon? Dai, dai. Capitano America Falcon? Sì, occhio di Falcon. Occhio posto. di Falcon. Vabbè, tanto Falcon. lo, lo sapevo. C'è Secondo me, lo rivedremo tornare. Mi ha ricordato per certi versi il personaggio Fatti. di Adas nei fumetti, il quale, dopo che era stato suo fratello, Zura ha essere scelto... Tempo... Oh! Shin. Oh! Sono tanti, eh, non puoi <ride> Vai, <ride> vai vuoi, vuoi elencare tutti? Hulk. <ride> <ride> e anche senza un braccio è sempre Hulk. Niente, come parlare Marble. al... Capita Marvel. Ah, Capitan Soprano Marvel! Marvel oh è bravo Capitan Marvel stava in giro per i pianeti oh, stava in giro per il Nob effettivamente Capitan Marvel avrà incontrato centinaia e centinaia di Eterni <ride> e non, non sa niente non si interessa va tutto bene e vabbè Capitan okay. Marvel non ci so pensai niente è finita ragazzi grazie per aver visto questa live ci vediamo domani Capitan Marvel è un po' un problema vabbè ma Comunque l'hanno capito da subito che Capitan Marvel era un problema. Eh. L'hanno sì, cercata sì. di relegare ne, ne, negli antri dell'universo più lontani. Capitan Mar Marvel scopa, però. Stava a Beh, me lo auguro per lei, ma. Cioè, dà, non ne, non sono neanche sicuro che. Ah. Ma fatti scopa. No 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 no, 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 cioè, no, 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 no. Non mi ricordo. Proprio con questo. Dal padre decide di esiliarsi da solo e volare via dalla Terra per non dover muovere guerra al fratello. È anche molto simile a quello che ha fatto Kingo, che ha scelto di non prendere parte alla battaglia finale. E onestamente non capisco come mai così tante persone abbiano avuto un problema con questa scelta. Mi sa che non si sono visti bene il film. Forse perché di solito questi film ci hanno abituato a una narrazione dove poco prima della battaglia finale uno dei protagonisti se ne va via perché ha perso la fiducia, ma poi all'ultimo torna per aiutare tutti quanti nello scontro finale. Kingo semplicemente ha dimostrato di essere un personaggio realistico per una volta. E il suo legame con gli umani, il suo amore per gli umani è evidente. Lo notiamo anche soprattutto eh, nel rapporto che ha con Caruni, il suo maggiordomo. Non ironicamente, uno dei migliori personaggi del film. Credo che sia stata una fantastica idea. Proprio per questo Però dovresti combattere io... per loro. Cioè, nel senso, allora. Eh, cioè, ci, ci può anche stare che, che, col... che non riesci a prendere una decisione e per lavartene le mani non fai niente, okay? Però è strano che sia il personaggio che ha un. Il... Uno dei rapporti più intimi con un essere umano, cioè a parte Sersi, cioè no, vabbè, anche anche Coso ah, vabbè. No, è vero, anche, anche Festos. Mm. Eh, sì, 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 è vero, è vero. Però, cioè, magari allora cioè, non so, fallo fare un altro personaggio che tipo ha la alla sordomuta. La sordomuta avrebbe avuto più senso che si, che si fosse sì. eh, semplicemente tirata fuori. Ah, lei si faceva i cazzi sui. Eh, non, non ha mai avuto più di tante interazioni con gli esseri umani. Stava per gli affari so Però lui, cioè, lui è l'unico cioè, che si prende l'essere umano e se lo porta insieme agli eterni. Però era per fare so il reportage. Eh, vabbè, però ho capito. però stai, stai cioè, e, e lo stesso Maggiordomo si trova un po' in difficoltà lì perché fa: ma, insomma, lui dovrebbe salvare me. Però dice di no, io sono insomma eh, già maggiordomo eh, sì, e ma quindi... Perché, perché, lui, perché Granola c'ha il potere OP contro, contro Superman, quindi non lo può non eh, Ok, dici così. Anche un essere umano che segue da vicino le gesta di Eterni, permettendoci così di avere anche il suo punto di vista. Ci sono state, secondo me, in questo modo delle scene davvero molto belle ed emozionanti. La parte dove Caron diceva grazie per quello che avete fatto per l'umanità, cioè, io l'ho trovata davvero molto bella. Ma altrettanto grande l'amore di Kingo verso i suoi fratelli, verso gli altri celestiali, quindi decide di rimanere imparziale. Kingo è la Svizzera degli Eterni. E quello che molti sembrano non capire è che questa cosa è fatta apposta, ma era evidente fin da subito, perché è proprio l'ironia tragica del personaggio di Kingo, che per interi decenni ha interpretato nei suoi film questi grandi eroi cercando sempre di passare per questo grande salvatore, ma nell'effettivo momento in cui deve intervenire decide di tirarsi indietro. La quale è comunque una difficilissima decisione, perché non è semplicemente che dice mi tira indietro, no, sceglie di non agire. E credo che una cosa venga sottovalutata di Kingo. Vi ricordo che lui è rimasto sulla Terra quando gli Eterni hanno preso l'astronave per andare ad affrontare il celestiale dell'immersione quindi, in teoria, da quel che sappiamo, Kingo non sarebbe potuto scappare dal pianeta se gli Eterni avessero fallito, se effettivamente la Terra fosse stata distrutta. Il che vuol dire che lui era pronto, lui era disposto a morire in mezzo alla sua gente, in mezzo agli esseri umani, come uno di loro. E che... No, perché tendenzialmente quando l'Eterno è. Risettato. vabbè. Esatto, però, però, viene... però abbiamo capito che il reset. È come se morissi, cioè eh, l'annullamento la, sì, sì. in realtà c'era un eh, cambian cazzo, eh, eh. eh, no? Beh, però effettivamente lui era disposto a morire, tra virgolette, cioè a farsi resettare. Eh, sì, sì, ma cioè, che un personaggio faccia questa scelta ci può anche stare. Secondo me, non ci, cioè, avrei preferito la facesse, l'avesse fatta un personaggio meno mm -hmm. vicino a, certo. agli esseri umani. Certo. però vabbè Credo che questa sia una cosa che non vada assolutamente sottovalutata. Ogni personaggio è motivato da delle scelte ben precise ed è facile capirle, perché, caspita, in due ore e mezza riescono a presentarti benissimo tutti questi personaggi. Eh. Soprattutto Fastos, che più di chiunque altro è legato alla terra e all'umanità, perché ha una famiglia umana. Tutti, tutti più che altro legati. Ghe... Sono tutti legatissimi. Secondo me, se me non sa manco che erano dieci. <ride> Ripeto, secondo me la storia di Fastos è una delle più belle, dolci e commoventi di tutto il film. E mi fa seriamente ribollire il sangue sapere che in certi paesi, soprattutto nel Medio Oriente, il film sia stato completamente tolto dalle sale per la semplice presenza di una famiglia LGBT. Eh, Però kudos alla Disney per non averla tagliata via. Scegliendo certo, detto il viviamo di... in un mondo strano. Mm -hmm. yeah, no, vabbè. Di perdersi una fetta del mercato, perché secondo me sarebbe stato davvero triste perdere un aspetto così bello e importante della storia. Il che ci porta verso il finale. Mamma mia, sto video verrà lunghissimo. Alla fine gli Eterni riescono oh. a fermare l'emersione e la Terra è salva. Yeah! Un gruppo di Eterni decide di, di rimanere Rangers. sulla Terra e riprendere le loro vite umane, non mentre un altro gruppo Rangers. decide di andare nello spazio alla ricerca degli altri Eterni per cercare no, di fermare no. le altre emersioni. Ma stato quelli stato? sulla Terra ad un certo punto vengono raggiunti quando dagli Gondor ne ha di... bisogno e prende e porta via, <ride> dicendo che dovrà giudicare la Terra agli umani. Questo è un concetto che nei fumetti ritorna spesso. I celestiali tornano più e più volte. Va oltre il New York. Cazzo, perché se c'è. e mai. Immagino. Sì. Brooklyn. Succede un fatto nel New Jersey. No, tipo, no, come? no. Ci cioè, eh, sarà l'eroe il... di quartiere del Vabbè, New Jersey. Spider-Man è proprio quello più giustificato. probabilmente. volte sulla Terra per controllare come stiano andando le cose e giudicano quello che vedono. Per esempio, in una versione della storia i devianti avevano conquistato gran parte del mondo e quindi i celestiali li punirono riversando i mari e le acque sulla Terra, ricreando essenzialmente il diluvio universale raccontato nella Bibbia. È molto probabile che Arishem abbia portato Cersei, Fasto, però questa cosa mh, non va bene nel momento in cui, come ha detto lui giustamente all'inizio, la messa in scena di Celestiali Eterni qui e Devianti non c'entra niente con quella dei fumetti. Cioè, li hanno completamente ricostruiti. E quindi se ha senso che i Celestiali nei fumetti giudichino la Terra... Non ha senso nel film che abbiamo visto. Certo. Perché nel film che abbiamo visto loro non sono giudici di niente, sono semplicemente i cibo. creatori della vita. Quindi non hanno un cazzo da giudicare. Perché che siano buoni o cattivi, né adriano, non gli interessa. Esatto. gli chi... interessa il cibo. Quando arrivano un tot muoiono. È perché se il maiale, il maiale cattivo è cattivo, eh, non tocca... C'è un leone. È... Eh, C'ha la rabbia poi. Ok. con lui sulla forgia del mondo. Il laboratorio, per così dire, dove il Celestiale ha creato gli Eterni, dove sono custodite tutte le loro memorie. E qui, come anche detto, andrà ad esaminare i loro ricordi degli anni passati sulla Terra per capire se l'umanità è degna o meno di continuare ad esistere. E questo significa che Arishem potrebbe essere un effettivo antagonista del secondo film degli Eterni, il che ci ricollega all'ambiente. Ma voglio l'antagonista vediamo... celestiale: perché gli celestiali non sono buoni o cattivi. Che è l'antagonista celestiale. Sì, sì, sì. Ma no, ma per non ha senso. Ah, gli eterni che vagano nello spazio e vengono raggiunti da un personaggio particolare. Il primo a comparire è Pippi il Troll. Maggi! Pippi il Troll! Pippi il Troll, Maggi, guarda. Questo ti ci vedi un po'. Questo c'ha un po' il tuo fisico, dai. Non qua. è cipotico. Questo. C'ha più capelli, eh? quello, io lo eh, eh. quello che una volta era il principe Fogern del pianeta Laxid è diventato simile ad un troll dopo essersi preso una sbronza con della birra capace di mutare i geni, ragione per... Bravo, per cui ha questo aspetto. Nei fumetti, e a questo punto immagino anche nell'MCU, in passato era stato il custode della Gemma dello Spazio, potendosi quindi del... teletrasportare in giro. E giusto. ha perso la Gemma, ma l'ha tenuta per talmente tanto tempo da averne ormai assorbito i poteri, per amare più capaci di teletrasportare l'altro <ride> personaggio con sé, ovvero Eros, conosciuto anche come Starfox e il fratello di Thanos. Prima ho fatto riferimento ad Alars, il celestiale che eh, era scappato dalla Terra per non combattere il fratello. Vabbè. Ebbene, Alars era emigrato su Titano, il satellite di... Vabbè, per me il video può anche finire. No, 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 no. In tiseno 32... ...incontrando qui sui Sun un'eterna un originaria di Urano. Insieme ebbero due figli, Eros, allegro e spensierato dalle fattezze umane, e Thanos, crudele e spietato. So che molti nel sentire fratello di... Spietanos se si siano rammentati perché pensano che andranno a ripescare in qualche modo la storia del titano ma in realtà io penso che oltre a qualche magari flashback per raccontarci la, la storia di eros non riguarderà molto quel personaggio anche perché eros nei fumetti sì ha preso parte alla guerra dell'infinito ma per il resto ha una storia tutta sua il suo potere più particolare è quello di stimolare i sensi del piacere delle persone cosa che nei fumetti l'ho cacciato nei guai più di una volta ci sono state delle storie veramente assurde su eros tipo She-Wulk che doveva fargli da avvocato perché una donna lo aveva denunciato per Vabbè, robe strane incredibili quindi non vedo l'ora di vedere come se lo gestiranno nell'MCU. Ma il suo arrivo mentre i nostri Eterni stavano cercando i loro fratelli potrebbe indicare l'arrivo di una grande guerra tra uh, i Celestiali e gli Eterni. E eh, a me, da un ipotetico Eternals 2, non mi dispiacerebbe vedere questo: ovvero uh, gli Eterni che di si riuniscono per muovere molto guerra molto ad Aricel, magari anche insieme ai Devianti, dato che ora sono, diciamo, stati screditati. Ecco, la presenza di Henry Styles è una una ma perché gli Eterni dovrebbero muovere guerra a un Celestiale? Qual è il motivo per cui dobbiamo fare la guerra ai celestiali? I celestiali sono proprio letteralmente il motivo per cui c'è la vita nell'universo e gli muoviamo guerra per... Eh, questa è la sua teoria. Sì, però la dice come una cosa che gli sì, piace, sì, cioè sì, non sì, ho sì, capito sì. perché dovrebbe essere una cosa positiva, cioè... O oh, a meno che non pensiamo che... Cioè, sì, sì, ma se lo vedi, Ma lo vedi? Si vede dalla faccia e ti sta trollando, avvegli. dai. Lo auguro. Sì, sì, <ride> mi ha trollato. Sì. sì Cos, nella scena post-credit, ahimè, mi era stata spoilerata un po' di giorni prima di andare a vedere il film da una persona che segue su Instagram, che so essere molto dispiaciuto per aver riportato questa notizia, dato che non sapeva che si trattava di un leak. Perché infatti la notizia di Aristoteles sì, la... era stata lì. Ah vabbè, sto toppandomi in tre secondi. E sti cazzi? Bravo. Cioè, sti cazzi che era un leak e non eh, una cosa che avevano annunciato? Cioè, tanto, tanto comunque sia, eh, l'internet te, te la fa arrivare. Cioè, eh, ci fanno gli articoli, la gente ne parla. Cioè, un leak è, è come se fosse ufficiale. Non hai modo di limitarlo. Quindi, che cambia se è un leak o se è una cosa ufficiale? Mm, mm, boh, vabbè, vabbè. Eh, Calè, le scopate lo stanno un attimo portando Andiamo. a sbalvolare. ...licata in rete dopo la premiere di Eternals. Normalmente non avrei parlato di questo fatto, ma la verità è che sto cominciando un po' a rompermi il cazzo di questa frenesia che riguarda le notizie su... Oh, bravo! Cala l'incazzato! Guarda, se lui riesce a, a cambiare qualcosa nel mondo, io sono contento, ma credo sia impossibile. No, vabbè, si è rotto il cazzo, ci vuole dire. dire. Sì, va bravo. bene, ma cioè, va bene. Meglio, meglio imparare a conviverci. Bravo, bravo. bravo. ...la Marvel... Soprattutto in seguito a quello che è successo ieri, dato che per l'appunto alcuni elementi importanti della trama di Spider-Man No Way Home sono stati licati in rete e sono stati spoilerati a me come a migliaia di altre persone. Perché ovviamente sono usciti centinaia di articoli e video su YouTube Che avevano proprio in copertina gli spoiler Più di quanto potreste pensare E mi dà fastidio che la gente ormai non si prenda nemmeno la briga Di controllare la fonte di queste notizie Prima di spargerle ai 420 Soltanto per essere proprio i primi ad avere i like e le visualizzazioni Perché un conto è se una cosa viene rivelata in un trailer Vabbè questo è è di un un No, che no, un video ma, per ma no, cosa ma no C'è cioè, la, la differenza eh, Secondo lui eh, Tra se io faccio un articolo Su un leak, non va bene ma se faccio un articolo su una cosa che hanno detto loro ufficialmente va bene. Perché non va bene l'articolo sul leak? Cioè, faccio un articolo. Che il leak è uno spoiler. Ma anche quello che dicono loro è uno spoiler. Ma cioè, magari quello che me, dicono me loro secondo no. me anche i trailer sono spoiler. ciao Joe Dipende come li fai. Vabbè, ah, dipende come li fai, però comunque sia a rischio che lo prendi. Cioè, ogni volta qua. C'è cioè, sta il trailer sì. di Batman contro Superman. Che si vedono Batman e Super che, che combattono insieme contro un cattivo. Il, il titolo è Batman contro Superman. Mm -hmm. Sì, non so. In sala hanno mandato il trailer Ma di Spider-Man in cui... Cioè, durante Endgame hanno mandato il trailer di Spider-Man in cui si vede la... C'è cioè, presente nel trailer di Spider-Man che si vede il, eh, murales. il murales di Iron Man che è morto? Mm -hmm. grave. Prima di Edgar in Kill. Brutto, brutto. È stata pensata per essere rivelata al pubblico. Un conto è se viene da produzioni foto fotorubate da, dagli set con un Nokia del dopoguerra. Sono stanco di questa cosa perché ormai se uno è un fan di queste cose non ha modo di seguirle in maniera leggermente passiva su internet senza essere bombardato da 3.000 informazioni ogni giorno di quali molti spoiler. Dobbiamo darci tutti una cazzo di calmata e soprattutto controllare le fonti. Quello dovrebbe essere il minimo, mi sembra. Chiusa la mia sfuriata giornaliera. Secondo me tanto... l'unico eh, modo, modo che hai, che tra l'altro è un modo che personalmente applico, è non seguire queste cose su internet. Io non voglio dire una... Una cazzata, ma c'era gente che si era lamentata di una copertina di Calè di un video che era un, un palese spoiler. Me sì, lo ricordo anch'io. Ecco quindi, diciamo non dirò Paudone. qual è, però. Quindi no, vabbè, insomma, in ci... realtà lo ci... fa anche lui. Ma sì, però. ma ci può stare che uno ecco la, fa la copertina spoiler e, un, e, e, e ti incazzi, però. Beh, insomma, è la stessa cosa, eh. Io sto su YouTube, e vedo la copertina, già la copertina mi fa lo spoiler, è una merda. E eh, no, no, lo so. Però, infatti, cioè, io. Quando... Cioè, come se metto. Capitolo 333 di Myero Academia. Oddio, non è morto. Cioè, nel senso. E eh, dai, so, le, le esplodisci esplodisci, carai. Eh, cioè, capito. Non... non ha proprio senso. Tanto ormai, se io prima di pranzo non mi faccio alzare la pressione, non sono tranquillo. Arriviamo alla seconda scena dei titoli di coda, quella con il nostro simpaticissimo Jon Snow. Dane Whitman ha avuto un ruolo abbastanza marginale in questo film, essendo soltanto il fidanzato di Cersei, ma sembra esserci ben altro all'orizzonte per lui e sono ben molto altro, contento eh. di questa cosa. Nella scena finale, dopo che Cersei è stata rapita dal celestiale, vediamo Dan Whitman nel suo studio che cerca di convincersi ad impugnare la spada d'Ebano. Nei fumetti sono stati molti a ricoprire il ruolo del Cavaliere Nero e ad impugnare la spada d'Ebano, e Dane ad un certo punto entrò anche negli Avengers aiutandoli contro Kang il Conquistatore. Dunque non è per niente strano che faccia ora la sua comparsa. C'è stata più di un'occasione nel film in cui Dane cercava di rivelare la verità sul passato della sua famiglia a Cersei, ma non è avuto mai l'occasione adesso sembra che sia proprio arrivato il momento per lui di diventare... Queste qua sono coincidenze incredibili... Fuori da e ogni il fidanzato delle prime. Sì, realtà, sì, eh, L'erede di un'antichissima famiglia del Black Knight, eh. eh vabbè, Perché al Cavaliere Nero gli dica: Cazzo. Cavaliere Nero. Ma proprio mentre sta per prenderla in mano, una voce fuori campo gli chiede se è realmente pronto per fare questo passo. È stato confermato che la voce appartiene a Marshal Lee, che nell'MCU interpreterà Blade. Un film su Blade dovrebbe arrivare tra il 2023 e il 2024, quindi secondo me è abbastanza probabile che rivedremo Dane Whitman lì, insieme a lui, magari in Eternal 2 o perché no, magari anche in una nuova serie spin-off. Domani, o oh, beh, oddio, venerdì, probabilmente voi vedrete questo video, sì, oggi che state vedendo il video probabilmente, eh, deve esserci l'investor Day della Disney, annunceranno molte serie nuove, quindi se dovesse esserci una serie sul Cavaliere Nero non mi stupirei. Sono stracurioso perché il cavaliere nero è veramente figo, la lama devono poter tagliare qualsiasi cosa, però è eh, impregnata di questa maledizione che piano piano comincia a far impazzire chiunque la tenga in mano. Vedremo come se la gestiranno. Questo film ha decisamente aperto un sacco di porte per il futuro, non solo con gli Eterni ce le vabbè, vabbè. Fammi vedere la fine. È finito. La a vedere tutto. Anima ah, anche con questi due nuovi personaggi, con Star Fox e il Cavaliere guardi. Nero. Quest'ultimo, come dicevo, probabilmente lo vedremo in azione contro Kang il Conquistatore, che si preannuncia essere la prossima grande minaccia dell'MCU. Per le ragioni spiegate in questo film, dubito, per esempio, che gli Eterni si scontreranno con Kang perché non li riguarda. La loro storia è legata ai Celestiali e è preferito che rimanga così. Mi piace l'idea di avere un filone narrativo all'interno dell'MCU che sia una spada sopra gli altri a livello di importanza cosmica. Questo film mi è piaciuto davvero tanto. Non è perfetto, come dicevo, perché la storia di Tena e la questione dei Crow non mi hanno fatto storgere parecchio invece. Ma non è tutto comunque. Questo veramente un film validissimo. Mi è piaciuto tantissimo come hanno rappresentato gli Eterni e soprattutto il loro lato umano, così dolce e tenero. Per ora, devo, devo chiedervi una cosa. Ma voi avete capito perché ci sono state così tante citazioni a Superman e Batman? Ero confusissimo. Anche perché credo che sia la prima volta che i personaggi della DC vengono nominati in un film dell'MCU. Capisco che Chloe Zhao l'abbia fatta per sì. la somiglianza tra Icaris e il Superman di però Snyder. Parla anche di Alfred non... quando... Sì, quando sì, 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 sì. Mi è sembrata strana non, non so Mi faceva stare tipo Perché l'estate Non lo so Solo a me sembrava strana come cosa Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ho cercato di analizzare e andare a discutere delle questioni che mi hanno curiosito Interessato di più E eh, anche a... Ok Vabbè ehm, cioè, Diciamo che non, non... Dove sono gli Avengers Basta Allora te, oh, te ne devi fare ragione Maggi Perché non ci stanno mai gli Avengers Cioè a Shang-Chi ci stanno gli Avengers Shang-Chi è un Avengers lo diventerà presto. Però eh, almeno compare Wong. Compare... <ride> ok, sì, sei soddisfatto. E compaiono gli Avengers alla fine del negativo. Nel, di... nel post-credit compare sì. Captain Marvel compare Hulk, sì. anzi compare Bruce Banner. Perché, perché, ha... perché in quelle però, Shang-Chi Shang è andato a combattere nel paesello di un'altra dimensione. Sì, no, cioè, capisco che è diverso. Ma eh, nel paesello le... che fanno la era grande drago d'acqua e. Un truccello malvagio doki doki Cioè, eh, c'era eh, un po' non c'è niente del cazzo, oh, no, un stiamo in un po', chiuso, eh. ancora qua Siamo infiniti, ancora qua Anche a non ci sono top 5 oggi, quindi, sì, quindi Oh, e fate sta cazzo, di de... sa No, scherzo No, scusate. io no, lo, no, ecco No, 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 no. no, no Ragazzo Caledro. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua Grazie, Maggi. No, ma che grazie domani a te. Domani, super puntata. puntata. Voglio far, far capire super che puntata. non capiscono un cazzo a questo. Eh, di domani, domani, domani blastiamo di il... Francesco. Blastiamo. Me lo sto vedendo quindi la voglio, voglio vederla. Assolutamente. Ma, domani, blasteremo questa testa di fango. Ho uh, finito la fine della seconda, ah, okay. va benissimo. Allora, quindi, ragazzi, ci vediamo domani alle 10 e mezzo. <ride> Beh, E ah, conclusione, ah, vuoi dire qualcosa in conclusione Dove